Buonasera a tutti, benvenuti in Accademia, benvenuti anche a coloro che sono collegati da remoto, non siamo pochi. E sentiremo parlare di contaminazione di oli nella filiera alimentare. Questo è in buona sostanza l'argomento del pomeriggio. Eh, di che cosa si parlerà? Si parlerà di idrocarburi, se non, se non mi ricordo male. Eh, idrocarburi, varie tipologie, che possono contaminare gli alimenti, le vie della contaminazione sono molteplici. È eh, un argomento per il quale sono allo studio anche delle alternative, ma è sicuramente un argomento attenzionato dall'EFSA che non mi pare si sia ancora espressa, ma oggi imparerò qualcosa di più. Eh, è un argomento importante, eh, per cui do eh, il via ai lavori eh, lasciando la parola a Giuliano. Prego Giuliano. Buonasera a tutti. Benvenuti nel caldo fiorentino. Non era programmata, ma siamo stati fortunati. Eh, stato un terremoto <ride> a Io sono un agronomo, Paolo Bondioli invece è un chimico. Domanda, come mai un chimico e un agronomo si trovano? congiuntamente a discutere di un argomento così, chiamiamolo per il momento all'inizio appena scottante, ma che diventerà scottante via via che eh, l'Unione Europea e speriamo anche il nostro Paese prenderà dei provvedimenti per togliere dalla filiera agroalimentare ciò che non ci deve assolutamente stare. Un agronomo e un chimico che sono stati eh, congiunti eh, dal punto di vista ricerca in vari programmi in precedenza, finanziati dal Ministero dell'Agricoltura, e finanziati su colture di vario tipo, innovative e tra queste anche le oleaginose. Io introduco brevemente l'argomento per la parte che mi riguarda direttamente. Che mi ha riguardato direttamente e cioè i lipidi. Tra l'altro, ricordo che assieme a Paolo abbiamo, siamo stati autori di alcuni capitoli presenti in un libro datato 2019 e intitolato Oli e Grassi. Già in, quel, in quella sede venivano preconizzate alcune alternative a questi, eh, diciamo, queste tipologie di inquinanti. Per parte mia vi eh, risparmio un'introduzione piuttosto lunga o mielosa, leggendovi dieci righe che sono l'introduzione di un articolo affirma Bondioli Calderari Mosca di prossima pubblicazione sul newsletter del, dell'Accademia. In particolare, queste dieci righe riguardano i lipidi nel mondo vegetale, quindi negli esseri viventi. Le materie prime rappresentano il fattore della produzione biologica conosciuto e studiato ormai da tempo. Un approfondimento della loro conoscenza è possibile considerando la composizione immediata del vivente, visto come rapporto quantitativo fra costituenti caratterizzati da analogie di struttura e comportamento chimico-fisico. Tra i costituenti immediati, oltre all'acqua, ai carboidrati, alle proteine e ai sali minerali, vi sono anche i lipidi. È il gruppo di composti più eterogeneo sotto il profilo chimico-fisico sono solubili in solventi organici e insolubili in acqua. I lipidi hanno la funzione biologica di riserva energetica e di veicolo di ormoni e vitamine, ma la loro funzione più importante resta tuttavia quella di natura strutturale. La cellula e le membrane, soprattutto, infatti, senza i lipidi non esisterebbero sotto forma differenziata, bensì indifferenziata. Il gruppo dei lipidi include oli e grassi, fosfolipidi, gricolipidi ed esteri. Il binomio Coltura Fabbrica è oggi più che mai imprescindibile per poter parlare di sostenibilità. Il processo produttivo in una fabbrica è sostenuto dalle materie prime, da energia, tecnologia e organizzazione. Il ruolo di ciascuno di questi fattori è ben evidente e stabilire il peso relativo di ciascun fattore in relazione all'efficienza produttiva di questa particolare biofabbrica appare dunque molto interessante. Accanto agli oli naturali si collocano quelli minerali di derivazione fossile molto usati nella lubrificazione come esempio. Questo è quanto volevo darvi come messaggio iniziale. Vedendo l'argomento dalla parte agronomica, funzionale, ecofisiologica nell'ambito dei vegetali. Con quanto vi ho letto, spero in maniera comprensibile, eh, cessa la mia eh, parte, diciamo introduttiva, e passo la parola a Paolo Bondioli, che sarà il vero coordinatore della giornata di studio. Prego. Grazie, grazie Giuliano, eh, grazie signori. Grazie per essere venuti, per me è sempre un motivo di orgoglio, di piacere venire da Milano presso questa accademia. Eh, abbiamo organizzato questa giornata eh, che ha uno scopo sostanzialmente di tipo informativo. Eh, per cercare di dare il più possibile un panorama eh, del problema della presenza di oli minerali nella filiera alimentare. Abbiamo immaginato cinque diverse comunicazioni, di cui una doppia. Partiremo con una comunicazione eh, nella quale, mediante la quale vengono descritte le tipologie dei nostri eh, principali nemici, nonché le tecniche analitiche che, sono possibili che è possibile utilizzare per poterle determinare. Passeremo poi a un intervento di tipo normativo legislativo, è molto importante perché la legislazione in questo momento non è ferma, ma stiamo attendendo numerose decisioni, specialmente a livello europeo. A partire da quelle poi dovranno partire tutta una serie di azioni. Eh, passeremo poi a una presentazione che eh, rappresenta un overview della attuale situazione di contaminazione di eh, diverse filiere di tipo alimentare. Per concludere poi con delle proposte, dei motivi di speranza sulla possibilità di sostituire gli oli minerali, che sono appunto il nostro principale problema in questo convegno, con dei derivati di natura biodegradabile non tossici. Quindi avremo prima una descrizione su cosa sono i biolubrificanti e dove si possono inserire. E poi finalmente, finalmente nel senso che come ultima, come ultima presentazione... Eh, i risultati di un progetto che ci ha visto eh, protagonisti negli ultimi anni, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, eh, mediante il quale abbiamo eh, provato a utilizzare oli vegetali minimamente trasformati eh, da impiegare nei settori agricoli in sostituzione degli oli minerali convenzionali. Detto questo, invito la dottoressa Liliana Folegatti di Innovab, ex stazione sperimentale Olegrassi. Che ci presenterà la sua relazione, che si intitola Idrocarburi negli in alimenti, Classificazione e Metodi di analisi. Eh, giusto per una questione organizzativa, chiedo ai relatori di mantenersi nei tempi e chiederei invece a, agli spettatori di segnarsi le domande che faremo tutti nel momento di discussione che sarà alla fine delle presentazioni. Grazie. La dottoressa Folegatti è una ricercatrice di Innovab, ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo lavorato tantissimi anni insieme. Attualmente è responsabile di un settore dell'istituto che si occupa ovviamente di sostanze grasse, soprattutto dal punto di vista analitico. Liliana, prego. Grazie a tutti e grazie per essere qui in questa, in questa bellissima sala, in questo bellissimo contesto. Sono vabbè, Liliana Polegatti, lavoro presso la Innovab eh, Stazioni Sperimentali di, di Milano e a seguito di una riorganizzazione interna. Al momento faccio parte di questo team che si chiama Chimica, Tecnologia e Sicurezza Alimentare, che è coordinato da una mia collega che si chiama dottoressa Pierangela Robellini, che è la nostra responsabile. La, la la mia presentazione di oggi riguarda appunto gli, eh, gli idrocarburi e gli oli minerali negli alimenti e i metodi di analisi e a me è l'onore appunto di dare un'introduzione di cosa sono questi idrocarburi, degli oli che derivati da oli minerali, sono, è un argomento ancora molto attuale e sono dei contaminanti appunto di cui appunto si, eh, diciamo sono ancora molto attuali nel nostro settore soprattutto per il fatto che che si trovano presenti in diversi settori, nel, soprattutto nella parte agroalimentare, quindi nel food, ma anche in cosmetica, nella, nella parte nei, nei mangimi, nel settore anche degli imballaggi, quindi carte e cartone per le prove di migrazione. La preoccupazione nasce per il fatto che sono, appunto, si ritrovano nei, negli alimenti e l'EFSA nel 2012 le aveva identificate in due categorie. E chiamandoli idrocarburi eh, saturi di oli minerali, cosiddetti mosche da frazione da C10-C50, derivano eh, principalmente dal petrolio grezzo, dal, eh, vengono sintetizzati anche dal carbone, dalle biomasse o dai gas naturali e sono la frazione dei mosche: è una frazione costituita principalmente da normali alcani, isoalcani, da paraffine, e o da cicloalcani altamente alchilati, in afteni Sono presenti nell'olio, nel petrolio grezzo, fino, quasi fino all'80% e sono, tendono ad accumularsi appunto nei, nei tessuti, quindi sono pericolosi in parte per questo, anche se l'EFSA, nell'ultimo rapporto che è uscito recentemente, poi di cui il dottor Calderari vi dirà, sembrano non destare, sembra non destare più una grande preoccupazione a livello di salute. Mentre sono più preoccupanti gli idrocarburi aromatici, i violi minerali, i cosiddetti MOA, nella C, è considerata sempre la frazione C10-C50, costituiti da idrocarburi aromatici non alchilati e anche da quelli alchilati, che rappresentano quasi più del 98%, e i più pericolosi sono quelli da 3 a 7 anelli, e perché hanno, sono potenzialmente cancerogeni e genotossici e rappresentano quasi fino al 30%, per, si trovano fino al 30% nel petrolio grezzo. Nel, um, le le origini di questa contaminazione da cui poi de derivano un po' le fonti da dove, do da dove poi ritroviamo questi idrocarburi. Naturalmente vabbè, abbiamo detto che derivano dal petrolio, quindi dall'estrazione del petrolio, dalla, dai suoi processi di trasformazione e di, di raffinazione del petrolio, quindi con la formazione di tutte le frazioni che derivano poi dal petrolio, benzina, diesel, gasoli, eccetera con le varie emissioni in atmosfera, l'utilizzo nelle industrie o per la, il funzionamento delle macchine agricole o per la movimentazione delle macchine negli impianti industriali eh, che trasformano le materie prime in prodotti alimentari di oli lubrificanti te, e altri tipi di prodotti intesi qua anche come fluidi idraulici, oli motori, oli lubrificanti una contaminazione dovuta agli scarichi dei mezzi di trasporto, quindi degli autoveicoli, in particolare le, gli scarichi in combusti delle macchine, degli autoveicoli, ma anche degli altri mezzi di trasporto come possono essere aerei, navi e il bitume stesso, il, i pneumatici, i derivati, il, cat, il catrame, i derivati particolato del, del, dei pneumatici quindi un inquinamento di tipo ambientale, un inquinamento anche legato al riscaldamento domestico dalle emissioni dei gas e poi una presenza nel mondo agricolo di pesticidi a base di oli minerali soprattutto nell'ambito dell'ortofrutticola diciamo, come ad esempio nel, nell'uva. Nella catena alimentare, come vi dicevo prima, entrano appunto a far parte via una contaminazione ambientale di cui il produttore non è intenzionale, non è intenzionale ed entrano appunto negli alimenti entrano attraverso la migrazione del food content materials, quindi attraverso la migrazione da imballaggi, soprattutto se sono imballaggi riciclati per causa via degli inchiostri che vengono utilizzati per prodotti per l'utilizzo appunto di lubrificanti no food grade quindi quelli di grado tecnico che sono idonei per il contatto indiretto dei, degli impianti ma contengono circa il 50% dei moa oppure anche per l'utilizzo di lubrificanti di tipo food grade che però eh, che sono meno inquinanti sono più ricchi sono ricchi di mosche ma contengono sempre l'1% di Moa e l'utilizzo poi di additivi quadri tecnologici quindi vi è una parte ambientale una parte legata al processo tecnologico per cui dalla materia prima in questo caso io mi occupo di oli, di semi dal, dal seme, si concentrano lungo tutta la filiera produttiva attraverso la movimentazione, il trasporto, la movimentazione delle macchine, la trasformazione negli impianti fino a, a trovarsi poi nell'olio, nella bottiglia finale, nell'olio finito, nel prodotto finale in maniera concentrata. Qui vi ho riportato una, una slide dove riassume un po' il contesto, il contesto legislativo che poi sarà più esplicito il dottor Calderari. E dove ho un po' riassunto tutte le tappe che, hanno, che sono diciamo, passate dal 93 fino a oggi, fino al 2023, i vari, le, diciamo le varie tappe principali. Abbiamo nel 2012 il primo report pubblicato dall'EFSA per valutare la, la tossicità di questi idrocarburi di origine minerale e poi nel 2017 è stata pubblicata una, la prima norma ISO, eh, ISO 16995 che è il metodo che, che al momento è il metodo che, si, che viene utilizzato validato per le sostanze grasse e per i prodotti contenente grassi che utilizza l'HPLCGC feed online, il metodo però è idoneo per concentrazioni massa superiori di mosce e mosse superiori ai 10 mg kg nel 2019 l'EFSA ha fatto un, un altro report soprattutto perché stata, sono stati ritrovati idrocarburi in muova soprattutto nei prodotti dei lattanti, per gli alimenti per lattanti, per gli alimenti di proseguimento. Nel 2019 il GRC ha pubblicato delle linee guida che riguardavano le raccomandazioni sul campionamento, i metodi di analisi, la quantificazione dei moscemo in subfrazioni e le prestazioni di come doveva essere il metodo. E fino ad oggi, almeno a me fino ad oggi, risulta che non c'è ancora un limite ufficiale da parte dell'Unione, è stato ancora stabilito un limite ufficiale dall'Unione Europea, però poi questo vi dirà meglio Calderari. E nel 2022 è uscita uno statement della Commissione Europea in cui imponeva praticamente l'eliminazione dal mercato di tutti i prodotti alimentari, che contenessero eh, i Moa eh, negli alimenti eh, con un contenuto superiore, soprattutto de, nell'ambito degli oli, eh, di due, a due, a pari a 2 ppm quindi pari al, al lock massimo dettato, e in funzione poi della sostanza grassa, come riportato qua nella tabella sotto. Nel 2023, l'EFSA ha emesso adesso recentemente una seconda valutazione aggiornata riguardo a ha l'opinione sulla tossicità, e ha concluso che l'esposizione ai mosci non desta più preoccupazione per la salute umana, per le varie classi di età della, della popolazione mentre la genocidità e la cancerogeneità sono associate ancora ai MoA, soprattutto i più pericolosi sono quelli MoA con tre anelli o più anelli aromatici, ma, ma mancando poi informazione sui MoA a uno o due anelli è stata ancora sollevata una possibile preoccupazione, mancano dati tossicologici sui MoA invece più bassi. Poi sempre nel 2023 GERSI ha aggiornato diciamo, il suo report e modificando i MOA, i mosci erano quantificati in sub frazione da C16 a 50, e quindi ha tolto questa la, la, diciamo l'ha un po' aggiornato, ha tolto il, la, la, la diciamo la, 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 la la quantificazione dei mosci in subfrazioni e ha modificato i requisiti di performance in funzione appunto del contenuto in grasso e quindi portando il valore delle degli alimenti con contenuto di grasso inferiore a 4% a 0,50 mg chilo pari al mass LOC, per, per materiali per sostanze alimentari tra 4 e 50% di oli e grassi a, a, a 1,0 mg chilo eh, come LOC. Per le sostanze grasse gli oli eh, quindi con superiore 50% di grasso pari a 2,0 mg kg come LOC massimo e per le carte e cartoni a 10 mg kg e infine si è in attesa della pubblicazione eh, pensiamo nel 2024 della revisione del metodo UNI N1695 che dovrebbe abbassare i limiti di sensibilità come appunto vi dicevo, sono questi idrocarburi, sono presenti ubiquitariamente in tanti, in tanti in diversi tipi di alimenti, qua sono riportate le varie le principali classi di alimenti in cui si ritrovano i mosche e moa, sono in particolare sono solubili nella, nei, nei grassi e quindi l'assorbimento è fortemente eh, potenziato appunto dai trigliceridi della dieta. Quindi gli oli grassi sono praticamente presenti in qualsiasi preparazione alimentare, soprattutto eh, anche diciamo nel formulazioni dei prodotti dell'infanzia e questo desta una grande preoccupazione a livello appunto della pericolosità soprattutto dei moa che sono non, non vengono depositati ma sono metabolizzati generando composti di alta di elevata cancerogenità secondo appunto un report dell'efsa del 2019 sono stati riscontrati nei prodotti dell'infanzia da valori compresi tra 0,2 e 3 mg chilo erano dati forniti dalla Germania e dall'Austria, dati pubblicati dal Foodwatch e dalla rivista Specialized Nutrition Europe. E qua invece vi ho riportato alcuni dati pubblicati recentemente forniti dal, durante il congresso di, di, del DGF del 2023, forniti eh, pubblicati da Vincenzo Laumoreda su alcuni prodotti alimentari l'elenco è molto lungo eh, ho riportato soltanto alcuni valori di mosce e calcolati nei prodotti alimentari, nel, nell'olio, nel cioccolato nel tonno, nei cereali che superano appunto questo valore delle, in alcuni casi del 2% ma si trovano in qualsiasi prodotto, nei dati da brodo, nelle creme spalmabili, nel latte per prenonati, nel riso, nella pasta nel cioccolato, nei giocattoli per bambini, nei, nei cosmetici e quindi possiamo dire che molti prodotti sono, risultano essere non intenzionalmente contaminati con, quel, con i MOA attraverso la catena alimentare e, la, e con la, la, la migrazione appunto dei materiali a contatto con gli alimenti i metodi Opla, torno indietro eh, il metodo che noi al, mo al momento usiamo allora si basa praticamente eh, come riferimento del campionamento, protocolli e metodi di riferimento che utilizziamo per l'analisi riguardano il campionamento, l'analisi, il data processing che eh, utilizziamo come riferimento la guida della, le linee guida del GRC secondo l'ultima revisione del 2023 e il metodo di analisi che utilizziamo è il metodo appunto, .iso 16995 validato per le sostanze grasse, per gli oli per le sostanze grasse che ha come limite il valore massimo di 10 ppm come Mo e MOSH e in più abbiamo la possibilità di caratterizzare le... che secondo appunto l'HPLC GC Feed Online e in più abbiamo la possibilità di caratterizzare le frazioni moe Mosche che escono dal KPLC secondo una cromatografia bidimensionale in GC per GC e massa con cutoff feed, che ci consente di identificare eventuali composti interferenti e ci permette di andare a identificare la fonte di contaminazione. Questo. Sono riportati appunto, come vi dicevo, i due riferimenti a cui facciamo riferimento, quindi il metodo di riferimento e le due edizioni, la prima edizione e la seconda edizione delle due linee guida del GRC, il metodo al momento che, che si utilizza e che si è in attesa appunto della sua revisione. Perché in questo momento è il metodo è idoneo appunto per concentrazioni in massa di e Moa 10 maggiore 10 ppm. Come funziona? Ok, il sistema eh, che utilizziamo è un sistema HPLC, eh, LC, HPLC combinato con un sistema GC-FID a doppio canale. In pratica la, le frazioni MOSCE e MOA vengono separate su una colonna HPLC che trattiene i trigliceridi con un gradiente esano di clorometano. Eh, le frazioni vengono poi MOSCE e, e vengono trasferite direttamente nel diascomatografo e l'eccesso del, del solvente che la frazione è molto elevata, 450 microlitri, viene poi eh, diciamo che l'eccesso di solvente viene eliminato attraverso una valvola va porre, prima che a inizio la corsa comatografica e le, le due frazioni entrano nel gascromatografo in contemporanea, sono analizzate contemporaneamente e contemporaneamente la la colonna HPLC subisce un backflash con diclorometano per rimuovere i trigliceridi e, e quindi per essere pronta per partire per il secondo, la, la seconda iniezione. E lo strumento che abbiamo a disposizione in Innovab è, 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 è un sistema praticamente accoppiato con... Okay. È un sistema che in cui l'HPLC e il gas chromatografico sono forniti da Agilent, mentre il sistema automatico che consente l'introduzione del campione, la, le varie fasi di preparazione del campione e pre diciamo, di purificazione del campione sono gestite da un sistema automatizzato eh, gestito dall'SRA eh, dalla, in, 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 diciamo insieme a Gerstel e che ci permette di eh, eseguire in maniera automatica alcune, mh, alcune operazioni di prepurificazione sui campioni, in particolare l'epossidazione che va a influenzare la frazione dei Moa e serve appunto per eliminare dal, da, dai campioni, dal, in particolare dall'olio d'oliva, dall'olio di palma, dalle, dagli oli vegetali, le eventuali olefine, quali squalene, caroteni, stereni che sono naturalmente presenti nell'olio e utilizzando il protocollo di Nestola. E mentre dopodiché la frazione, dopo una volta ipossidata, entra in HPLC. Poi abbiamo una, un altro pretrattamento che viene fatto sulla frazione che, dei mosche e che serve appunto per allontanare dal, dalla frazione, perché la frazione dei mosche viene sovraccaricata da questi normali alcani a lunga catena di origine alifatica che sono presenti negli oli vegetali. Normalmente negli oli vegetali si trovano delle frazioni di normale alcane a catena dispare da C21 a C35. Che si sovrappongono e quindi vanno a interferire con la frazione dei, dei mosche e queste due operazioni sono, vengono fatte in maniera automatica col sistema di GESTER. Infine, abbiamo la saponificazione che al momento non è automatizzata, ma si può, cioè un Gaster sta lavorando per automatizzare la saponificazione. Al momento si usa un sistema con microwave assisted saponification, con le masse, per migliorarne la sensibilità secondo un protocollo della MORE. Il software consente appunto di impiegare un algoritmo che consente di calcolare la, le frazioni eliminando eh, i picchi che sono sopra, sopra la gobba. E in pratica l'analisi ad esempio dell'olio vegetale avviene, il processo di analisi è il seguente, i 2 grammi di campione vengono addizionati con 10 ml di esano e con una miscela di standard 10 microlitri che comprendono gli standard sia per la determinazione della frazione dei mosci e dei MOA e tutta una serie di standard di verifica della, delle performance dell'eluizione delle diciamo, dell anal dell dell analisi e della, della colonna della, della separazione che avviene nel in LC. In LC. La, un millilitro di questa soluzione viene possidata con, eh, metac con l'acido metacloro parabenzoico in etanolo a temperatura ambiente e per 8-10 minuti la soluzione viene la reazione viene stoppata viene bloccata con eh, una miscela di carbonato e tiosolfato quindi entra nella colonna LC. E dove avviene la separazione dei mosche e moa e la frazione dei, dei mosce subisce il processo di uh, allox clean con una colonna di allumina attivata per trattenere i normali alcani a numero, numero dispre di atomi di carbonio. L'eccesso di solvente viene eliminato attraverso questa valvola a vapore exit e quindi entra nelle GC e contemporaneamente vengono analizzate nell'analisi in gasomatografia, nel GC feed. Qui vi ho riportato e sono molto importante, l'analisi di preliminare della miscela degli standard. In pratica, eh, come vi dicevo prima, l'analisi viene, il campione viene aggiunto di una miscela di standard sia per gli standard dei MOSCE che gli standard per i MOA. I standard lo standard mosche è lo standard interno. Il fattore di risposta per tutti gli idrocarburi è uno con il feed e si utilizzano utilizza appunto degli standard interni per la quantificazione. Per i mosche lo standard interno è il biciclo esile, cicloesano, bicicloesano, eh, che deve essere praticamente la. È importante quando esce con la coppia con il normal col C13, è importante la, questa separazione perché dà anche le performance della colonna ed è importante anche l'uscita del C11 che serve appunto per verificare che non ci siano perdite dei volatili. Il rapporto di area tra il C11 e, le, e le, lo standard interno deve essere 1 a 1, mentre 1 a 2 è il rapporto tra lo standard interno e il C13. L'ultimo picco che vediamo nei MOSH è il colestano che invece ci consente di va a determinare la fine della frazione dell'LC, del, de, della frazione MOSH. Nella, per quanto riguarda gli standard MO invece i due standard interni utilizzati sono l'1 e il 2 metilnaftalene che escono in coppia e prima dell'1-2 naftalene esce il 5 pentilbenzene che, che ha la stessa funzione del C11 per verificare la, che non ci sia perdita dei volatili il rapporto di aria tra, l tra il 5 pentilbenzene e l'1-2 naftalene deve essere 1 a 1 e poi è importante l'uscita del picco del terzi butilbenzene che segna l'inizio dell'eluzione dell della frazione dei mosche nella colonna LC e sempre nel rapporto circa 1 a 1 e il perilene che è l'ultimo picco che invece segna la fine dell'uscita dalla colonna LC della frazione dei, dei MOA Iliana ti chiedo scusa ma dovresti chiudere in 5 minuti se no, se no sforiamo e qua sono riportati due grafici che, succe, che avvengono quando abbiamo la, praticamente la, il passaggio di, di pulizia. Eh, per la rimozione del normale, normale alcani nelle, eh, in un olio vegetale, prima e dopo la pulizia col clean, con la, la, il passaggio Alox Clean Up eh, e con l'epossidazione, con l'interferenza dello squalene per, eh, che ci permette di quantificare e di migliorare la sensibilità dei de, de, de due cromatogrammi. L'altra la ecco, frazione molto importante è la caratterizzazione delle frazioni MOSH e Moa attraverso la KPL eh, mediante appunto la GC per GC bidimensionale, eh, accoppiata a uno spettrometro di massa che eh, è in perpendicolare, in parallelo abbiamo un feed che ci consente anche di identificare la fonte di contaminazione dell'olio minerale di quantificare i composti interferenti e di separare i composti in classi di composte Ad esempio, ci dà la possibilità nei MOA di andare a separare in maniera bidimensionale le varie categorie in funzione se sono più alchilati o meno alchilati, in funzione del numero degli anelli, 1, 2, 3 anelli, e quindi ci dà maggiori informazioni sul, diciamo, sul tipo di contaminazione dei, degli idrocarburi. Poi velocemente un altro metodo interno che è stato sviluppato all'interno del nostro istituto, un metodo interno sviluppato dalla dottoressa Rovellini che riguarda la determinazione solo dei MOA. Con una strumentazione molto più semplice attraverso un HPLC con il detector fluorimetro in, utilizzando due canali di eccitazione di emissione e con una calibrazione esterna con due tipi di, solventi, con due tipi di standard diversi e un gradiente di acqua acetonitrile in fase inversa. E la, la preparazione del campione è molto semplice perché non comporta differenza. Non comporta pre pre preparazione del campione. Il campione viene diluito in alcol isopropilico, agitato e quindi filtrato e iniettato direttamente in HPLC. E qui sono riportati dei dati di, in testa a cui sono, abbiamo partecipato nel corso del 2020-2021 per testare diciamo, il metodo interno e con i vari Z-score. E poi la numerosità di campioni che sono stati analizzati con questo metodo interno, in cui abbiamo trovato appunto per diversi tipi di, di prodotti con contenuti di Moa molto spesso con intervalli di Moa molto elevati per alcuni prodotti. in particolare con l'olio di canapa. Ancora... Infine l'ultima cosa che volevo dirvi è che abbiamo in corso un progetto con, in partnership con Assitol sul monitoraggio della contaminazione degli oli minerali lungo le filiere degli oli di semi e il progetto è ancora in corso. Lo scopo era appunto monitorare la contaminazione lungo le varie fasi di produzione dell'olio di girasole, del vinacciolo e del mais. Utilizzando il metodo di riferimento e poi eh, verificando la valutazione della contaminazione col GC per il GCF. Eh, GC per GCIF e to col cutoff per valutare i vari step di contaminazione. La, il progetto è nato con, con aziende associate insieme ad Astitol che eh, hanno fornito i semi, ci hanno, fornito le, hanno messo a disposizione gli impianti per, far, per eseguire i campionamenti. Non sono stati eseguiti i campionamenti tranne la raccolta e il trasporto dei campioni è stato escluso, ma sono stati eseguiti dei campionamenti lungo, lungo le varie tappe di filiera del processo di produzione. E qui sono riportate riportata con la preparazione degli oli, dei, dei semi secondo il protocollo 17517. E i punti, l'ultima slide, sono gli schemi di processo dove sono stati campionati i vari punti di controllo a partire dall'inserimento, dall'ingresso del seme in azienda, nel processo durante l'essiccazione, nella macinazione, nella produzione nell'estrazione meccanica dell'olio con le presse nella formazione del cake per formare il pellet perché il, in, questo, in questo punto il materiale viene a contatto con le passe dei lubrificanti estrazione con solvente e infine il, il processo finale di raffinazione la stessa cosa per il germe di mais e per il vinacciolo infine le conclusioni c'è appunto la necessità di rivedere il metodo analitico in modo da avere un metodo che abbia un punto un limite di applicabilità più basso quindi i risultati sono influenzati da un'elevata incertezza, soprattutto per basse concentrazioni di, di Moa nelle matrici complesse, e poi manca un metodo di conferma validato per l'analisi GC, GC per feed massa e quindi delle linee guida per interpretazione dei cromatogrammi e anche la possibilità di avere sempre più la necessità di avere materiali di riferimento di prodotti di alimenti contaminati ai certificati a diversi livelli di concentrazione. Niente, mi fermo qua. Grazie per l'attenzione. Grazie Liliana, mi scuso ancora per averti messo fretta perché la tua presentazione era sicuramente interessante, però eh, dopo le presentazioni saranno a disposizione di tutti. Eh, ricordo se ci saranno domande poi ne possiamo parlare alla fine. Invito Igor Calderari a prendere la parola. Igor Calderari è Scientific Officer di Assitol, Assitol è l'associazione italiana dell'industria olearia che rappresenta buona parte delle aziende olearie e non solo le olearie presenti in Italia e aderisce a Confindustria. Igor ci parlerà degli aspetti normativi e regolatori. Prego Igor. Grazie, grazie Paolo, grazie agli organizzatori per questa interessantissima giornata. Ovviamente aprire dicendo che gli oli minerali rappresentano un argomento caldo anche per le temperature, sarebbe troppo banale, però è così. Considerate che io dedico più del mio 60-70% su questo tema, un tema che poi, come vedremo alla fine della presentazione, non abbraccia soltanto il settore degli oli e grassi vegetali, ma l'intera filiera alimentare. Però Prima di iniziare vorrei ricordarmi e ricordare a tutti quanti che la priorità assoluta di qualsiasi operatore del settore alimentare, così come stabilito dalla Food Law, dal Regolamento 178, è quello di assicurare al consumatore un prodotto sano dal punto di vista della safety, quindi che non arrechi potenzialmente danno al, al consumatore stesso. Fatte le dovute premesse. Eh, vi riassumerò brevemente da dove siamo partiti e perché siamo arrivati in questa situazione. Era il dicembre del 2021 e la rivista consumeristica tedesca Foodwatch aveva condotto un'analisi di alcuni prodotti a scaffale al fine di individuare e analizzare il tenore di oli minerali in alcuni alimenti. In particolar modo si era sofferm aveva soffermato l'attenzione su eh, i dati, alcuni dati, chiedendo al produttore un approfondimento per capire per quale motivo avessero quell'elevato tenore elevato sempre a detta di Foodwatch il produttore non rispose e Foodwatch pensò di andare direttamente alla Commissione Europea segnalando il problema che come abbiamo visto precedentemente dalla dottoressa Folegatti era già attenzionato da parte dell'EFSA per cui il 21 aprile del 2022 tutti i rappresentanti dei vari stati membri e in particolar modo dei vari ministeri della salute si riunirono come fanno solitamente all'interno di un comitato permanente per la sicurezza alimentare, discussero il tema. E arrivarono alla conclusione con uno statement, una dichiarazione per cui individuavano nei MOA una potenziale pericolosità che doveva essere in qualche modo controllata. Controllata come? Imponendo dei limiti massimi che in questo caso risultano come assenza, come diciamo presenza fino all'OC. Soltanto per vostra curiosità, vi richiamo l'attenzione sul termine draft bozza, perché nella prima versione compariva quel termine e suscitò particolari interessi da parte degli operatori, dicendo ah, ma se si tratta di bozza non è applicabile. Noi abbiamo formulato due proposte, diciamo due ipotesi. La prima è che il senso di bozza è come quando facciamo le assemblee di condominio per cui si arriva la volta successiva e si porta ad approvazione o semplicemente si tratta di un refuso. Mm, riprova è che nelle versioni successive il termine draft è sparito. Ma qual è la situazione? Io faccio sempre un esempio molto pratico per dire che dal punto di vista analitico e il punto di vista legale non sono staccati, ma viaggiano di pari passo. Immaginiamo di avere un, un autovelox per cui se passiamo con la macchina in prossimità del limite, come un metronomo, una volta sì, una volta no, ci dice che stiamo superando il limite anche se passiamo a 45 km h Questo è un esempio molto pratico. Sappiamo che se ci arriva la multa, e noi eravamo compliant, passavamo sotto il limite, la cosa ci fa particolarmente innervosire. Nel caso dei prodotti alimentari. Superare un limite e non avere un metodo che soddisfi al punto di vista della, dei vari parametri e risponda alle esigenze può comportare potenzialmente a ritire i richiami dal, dal mercato, questo perché Ve lo dirò tra poco, ehm, però vi richiamo l'attenzione su un altro aspetto. A parte la, il fatto che il termine draft è, è scomparso nella versione successiva, ma sulla categorizzazione che ha fatto la Commissione europea, ha suddiviso tutti gli alimenti in tre categorie sulla base del tenore degli oli e dei grassi. Nella prima versione che abbiamo visto poco fa, i due ppm erano riferiti genericamente alla categoria oli e grassi. Mm, come assito, lo siamo intervenuti per tramite le federazioni europee dicendo che quel tipo di schema non era potenzialmente valido, perché immaginate una margarina che può essere costituita da un elevato tenore di grassi e partendo da un olio. Perfettamente compliant, io non parlo nel senso di analisi, partiamo da un esempio generico di un olio perfettamente compliant a 1.9 ppm e una, una margarina costituita al 75%, se fosse inclusa come sembrate le prime versioni nella seconda categoria sarebbe stata, sarebbe stata fuori, quindi partire da ingredienti conformi per arrivare a un prodotto non conforme ci è sembrato un assurdo oltre tutto il resto. Per cui si è arrivata una modifica del, delle varie categorie. La Commissione europea, o meglio, lo Scopaf, ha ribadito che lo statement del 21 aprile rimane del tutto valido, e quindi quel termine draft era semplicemente un refuso. Ma particolare attenzione a quella frase lì sopra: quello Will be applied to the products as sold? Perché sta generando a livello europeo varie interpretazioni. In Italia l'interpretazione corrente sulla base della giurisprudenza della nostra esperienza di casi analoghi è che as sold significa venduto in quanto tale sia nel commercio B2B sia nel commercio B2B, B2C. Mi spiego meglio, sia come ingredientistica sia come prodotto in a scaffale. Sappiamo che altri paesi europei stanno implementa implementando scusate, lo statement in maniera diversa, ma uno dei grandi problemi di questo tipo di normativa è che non ha una visione univoca a livello europeo. Che cos'è uno statement? Sicuramente non è un regolamento, sicuramente non è una direttiva che necessita di una eh, implementazione a livello nazionale, sicuramente non è una legge, un decreto legge, un decreto legislativo, si, ha, si tratta di un atto formale tra esperti che si riuniscono, rappresentanti di tutti gli stati membri e sulla cui, eh, su, che poggia su quel famoso regolamento 178 che vi ho fatto vedere in apertura, perché all'interno dello statement dice è compito dell'OSA immettere a scaffale in commercio un prodotto che sia conforme eh, alla normativa e salubre per il consumatore articolo 14. Nel caso in cui il prodotto non sia conforme è necessario ritirarlo e o richiamarlo, articolo 7. Per cui benché non sia un atto normativo Formativo, come dicono i legali senso stretto è comunque qualcosa che è avente forza di legge. Noi la chiamiamo una soft law. Quindi la Commissione europea e poi vi faccio vedere gli atti, ci ha risposto formalmente che si tratta di una soft law e quindi implementabile, attu attuabile e applicabile a livello nazionale, poggia la propria. Eh, valutazione dei limiti su una eh, informale all'epoca parere dell'EFSA o comunque non completo parere dell'EFSA e di cui tra poco vi farò vedere qualche strato e il terzo punto che noi abbiamo sollevato a livello di Commissione Europea riguarda il cosiddetto principio di proporzionalità. Vi ho riportato l'ex regolamento 1881 perché il momento in cui facemmo notare la disapplicazione del principio di proporzionalità era in vigore quel regolamento. Ovviamente il regolamento 9.15 che è stato eh, pubblicato qualche settimana fa porta gli stessi principi. Il principio di proporzionalità afferma che io come eh, legislatore non devo per forza imporre il limite più basso in assoluto, ma il limite più basso tale da garantire la salute del consumatore. È un principio estremamente labile ma estremamente importante. Immaginate che il livello di sicurezza per il consumatore sia stabilito in 5 ppm e il livello più basso che io possa raggiungere sia di 2 ppm. Stabilendo in termini assoluti il livello più basso io escluderei tutti gli alimenti tra i 2 e i 5 ppm, per cui garantirei ovviamente la food safety ma verrebbe eh, meno la food security, l'approvvigionamento, tema estremamente importante che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Vi ricordo il conflitto ucraino con l'olio di girasole e quest'anno la campagna dell'olio extravergine d'oliva che poi caratterizzerà anche l'anno scorso. Per cui quello che abbiamo sollevato è stato, ok il principio di legalità, ok il EFSA, ma cerchiamo di rispettare il principio di proporzionalità non applicando il lock to cure. Come vi dicevo abbiamo contattato la, la Commissione Europea chiedendo ma qual è la, base norma, normativa su cui poggia e in due diverse risposte ha sottolineato sempre la base dell'articolo 14 e quindi la necessità di immettere a scaffale in commercio dei prodotti che siano sicuri. Ripeto trattandosi di soft law eh, alcuni stati membri lo stanno implementando in maniera diversa. Voi, voi mi potreste chiedere, io vi risponderei, viene meno il principio di una Unione Europea unica? Sì, ma questo non è il primo caso che l'ha messo in evidenza con, chi, con gli operatori che hanno dovuto affrontarlo. Vi ricordo tra tutti l'ossido di etilene di qualche anno fa. Quindi, come vi dicevo, la Commissione Europea poggia la propria valutazione sulla sicurezza e sull'allora parere EFSA del 2012 e noi aspettiamo che poi ci sia una modifica a seguito del, del nuovo parere. Giusto un inciso. Abbiamo il problema. Abbiamo visto, come diceva la dottoressa Folegattica è un problema trasversale che riguarda tutte le filiere e che è di natura obbiquitaria. Abbiamo proposto e continueremo a riproporre di individuare degli strumenti atti, a, ehm, diciamo a tentare di risolvere il problema. strumenti di natura economico-finanziaria all'interno de, all del cosiddetto farm to fork strategy, ovvero quell'istituto europeo che sta finanziando alcune ricerche e alcune implementazioni perché soddisfa tutte le esigenze richieste dalla Farm to Fork Strategy. Qui si tratta soltanto, soltanto tra virgolette, di mettere in comunicazione la DG Agri, che è quella dell'agricoltura, con la DG Santé, che riguarda la sicurezza. Come vi dicevo, il parere EFSA, il primo era del 2012, a gennaio, fine gennaio del 2023, è stata pubblicata la, il primo draft, la prima bozza di parere aggiornato, a riprova che, non si tratta di un argomento semplice, anzi, estremamente complesso. E sono state richieste valutazioni da parte dei vari stakeholder di fornire commenti all'interno del parere e io nasco tecnico, poi divento vocato al, diciamo, agli argomenti legali, ma. Come formazione tecnica mi sono a prendere, ci siamo divertiti a prendere un po' i dati all'interno del parere EFSA e a vedere quant'era realmente l'intake fatto 100 del consumo dei generi alimentari, quanto fosse rappresentato dagli oli e grassi. Perché, quando si parla di oli minerali, pensiamo almeno noi operatori di questo settore che sia un problema essenzialmente degli oli e grassi. Se guardate i mosche, guardate i moa, eh, lasciando i tod, quindi i lattanti, gli infanti, eccetera, sugli adulti, gli oli e grassi in generale rappresentano soltanto il 18% del totale dell'intake degli oli minerali per i mosche e per i moa abbiamo una percentuale pressoché simile. Il resto deriva essenzialmente da altri prodotti, ad esempio grain, grain based products per entrambi i gruppi. Per eh, quanto riguarda gli infanti, ovviamente lì abbiamo, parliamo di tutte le formule per la prima infanzia, quindi l'atti in polveri, per cui i bambini sono costretti, costretti a assumerli fino ai primi sei mesi. Altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di vedere le raccomandazioni alla fine del draft opinion dell'EFSA. Questo perché? Perché, come dicevo, alcuni hanno sollevato l'eccezione, per cui l'aspetto analitico rappresentasse soltanto una semplice technicality, qualcosa che era così per cui gli operatori non volevano implementare, cosa assolutamente falsa perché come vi ho detto all'inizio della presentazione rispettare un limite senza averne i mezzi per poterne verificare la reale esistenza la reale compliant è del tutto impossibile e questa cosa la richiama l'EFSA al punto nella, nelle due varie conclusioni quella che riguarda i MOSH e quella che riguarda i MOA, per i MOSH fa un passaggio ulteriore, dice che al momento sulla base delle evidenze scientifiche non destano particolare preoccupazione quindi quel, quello statement iniziale ovviamente continua ad essere applicabile soltanto in MOA, perché dico questo? Perché ho avuto modo, lavorando con gli operatori di visionare alcune richieste in cui si chiedeva di applicare il limite dei MOA anche per i MOSH benché non fossero normati all'interno della raccomandazione altro passaggio, passaggio ulteriore che fa l'EFSA per i MOA richiama l'attenzione come diceva la dottoressa Foregatti su tutti i composti a tre o più anelli. Ovviamente noi attendiamo la pubblicazione del parere definitivo. Inizialmente era prevista per luglio, eh, abbiamo notizia che forse potrebbe essere procrastinata a settembre-ottobre, non abbiamo la certezza, fatto sta che comunque il tema, ripeto, è di estrema attenzione ed è estremamente complicata la valutazione del tema stesso. A seguito della pubblicazione del parere partiranno poi tutte le varie discussioni a livello europeo per l'eventuale pubblicazione di un regolamento. Ultima nota di interesse, eh, mi perdonerete se c'è stato, spero di no, qualche RASF negli ultimi due giorni, ma ho controllato fino a venerdì scorso, ho preso, ho interrogato il database della Commissione europea per vedere quali so sono stati i RASF che hanno riguardato... Ricordo per chi non è del settore, si intende, si intende quel sistema di allerta rapido comune a tutta l'Unione Europea in cui si segnala una potenziale pericolosità associata a un alimento e se ne dà comunicazione affinché possa essere realizzato il ritiro e/o il richiamo del prodotto. Come dicevo, ho interrogato. Il database dal 2022 fino al 2023 tralascio le percentuali su quale sia stato il paese che ha fatto maggiori richieste e eh, sia stato notificante. Non vi dirò che la Germania rappresenta più del 90%. Eh, ho evidenziato, però, un, eh, un caso scuola su cui ci siamo interrogati e che, sul quale abbiamo richiesto informazioni, quello delle famose patatine fritte eh, di qualche mese fa. Eh, queste pat patatine fritte provenienti dalla Romania. Sono stati oggetto anche di un ritiro e richiamo a livello nazionale, ma perché hanno destato interesse? Perché su quel rasp veniva detto genericamente presenza di oli di minerali che causano tumori. Quando si fa comunicazione eh, bisogna stare attenti perché è un, è un argomento estremamente importante, estremamente delicato e se si fa una comunicazione scorretta... Rischiamo di passare un'informazione al consumatore ancor più deleteria rispetto a quelle che potrebbe essere derivate da un'errata interpretazione della normativa. Che cosa voglio dire? Che noi operatori sappiamo bene la differenza, spero che sappiamo bene la differenza, tra i MOSH e, per, e i MOA. EFSA pesa ogni singola parola quando fa la propria valutazione, quindi genotossico ha significato di genotossico. Dare una comunicazione generica e dire causa tumori può essere potenzialmente pericolosa. Poi sullo strumento RASF eh, che sia di indubbia importanza anche per da dove deriva, perché vi ricordo che fu istituito a seguito delle gravi crisi sanitarie di fine degli anni 90, una fra tutti la BSE, è di estrema rilevanza. Però attenzione sulle informazioni che si danno. Eh, prima di concludere... Anticipo una domanda, quale può essere il timing? Non abbiamo notizie certe, ovviamente dalla fase della pubblicazione dell'EFSA ci sarà tutta la fase di consultazione degli stakeholder, ovviamente, e della traduzione del limite tossicologico in un limite legale. Sottolineo questo aspetto, l'EFSA è l'organo scientifico, non è deputata a dare limiti legali. Lo sottolineo fortemente perché spesso si confonde la questione, l'EFSA ti dice un limite di tolleranza? Un valore, diciamolo più semplicemente, per cui al di sopra del quale si ha un rischio associato al consumo. La Commissione europea, tramite i propri servizi, stabilisce un regolamento, diciamo, un regolamento applicabile al settore alimentare. Questo è estremamente importante, soprattutto per voi operatori nel momento in cui ricevete richieste. Io ho avuto modo di vedere richieste. Qual è il limite che l'EFSA dà per gli oli minerali? No. Non è questo il settore, l'EFSA fa una valutazione tossicologica. Ovviamente resta a disposizione o per l'indirizzo email o alla fine eh, della tavola rotonda per eventuali discussioni, curiosità o domande. Ringraziamo Igor Calderari, eh, grazie perché spesso e volentieri. Noi tecnici abbiamo bisogno di essere riportati sulla terra per quel che riguarda le regole del gioco. Adesso invitiamo eh, il professor Lanfranco Conte, eh, lo presentiamo per, per quei pochissimi che non lo conoscono, professore ordinario di chimica degli alimenti a Udine, ex, ex professore, eh, presidente della Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse nonché Medaglia Chevreul del 2019. Il professor Conte e un sacco di altre cose che non sto qua a dire. Il professor Conte ci parlerà di alimenti e contaminazione di oli alimentari. Grazie. Paolo, buonasera a tutti. Ho colto con piacere questo invito perché finalmente si parla e sempre più spesso di questo argomento in quanto eh, io venni a contatto per la prima volta con questo problema nel, nei primi anni 90, dove devo schiacciare qui? Ah, questo? No? Ah, ok, va bene, allora. Assunta questa posa plastica nei primi anni '90, eh, anche se la pubblicazione era del '95, ma quella volta per pubblicare ci si metteva un po' di più, infatti si scriveva meno fesserie. Me. Eh, perché collaboravo mh, con dei colleghi, come siete, no, ho lavorato a Udine, sono a Udine, ma insomma sono bolognese, eh, di, del centro di biochimica marina. E si faceva il monitoraggio di contaminanti in tanti organismi, fondamentalmente nello zooplancton, ma quelli sono lavori troppo vecchi, non ci sono in internet, quindi ho ripiegato su questo qui del riccio di mare, che è comunque è un alimento, voglio dire. E quella volta si trovava quando si facevano, no, quella volta anche oggi, le analisi degli idrocarburi, questa collina che veniva chiamata UCN Unresolved Complex Mixture. Proprio già il nome dice che boh, sa il Signore cosa c'era dentro, non lo sapevamo. Le tecniche analitiche di allora, parliamo di colonna impaccate o giù di lì, insomma, non ci consentivano di vederlo. E quando poi mh, andai a Udine, ehm, cominciammo a lavorare con la professoressa Moret, che all'epoca era dottoranda, proprio sulla contaminazione di in questo caso idrocarburi poligigigilici aromatici. In sostanze grasse, in alimenti, in oli vegetali, eccetera, eccetera. E eh, si facevano purificazioni molto complicate, quindi era più quello che si sporcava probabilmente di quello che si trovava. Io mh, ero in contatto da molti anni con, eh, con i grob del laboratorio cantonale di Zurigo. Lui era uno che eh, insieme a Fausto Munari, dell'allora eh, Carlo Erba, strumentazione, Aveva sviluppato il, quello che allora si chiamava il Dual Chrome, che oggi si chiama LCGC, eh? ma quella volta si chiamava Dual Chrome. Era una gran bella macchina, non compresa in Italia, non spinta dalla Carlo Erba, poi la Carlo Erba ha varie vicissitudini, è diventata una multinazionale. L'idea, bene o male, delle multinazionali della segmentazione è una scatola da scarpe, attacchi, il, no? attacchi la spina, strucca il bottone. E finché va bene poi dopo ti cambiano tutto neanche la colonna e allora mandai sabrina da grob a vedere se questa se questa macchina ci potesse essere utile per semplificare un po' questa lunga e laboriosa preparazione e cercando in realtà il benzo pirene e i suoi dintorni ci imbattemmo in un iridio di roba perché con quel sistema si separava tanto di più e questo era un olio di lino eh, avevamo anche un tracciato di un, olio, di un pesce del lago di Zurigo tra l'altro era messo anche peggio e, e vedete quante, quanti, eh, quante frazioni che noi non immaginavamo insomma no? si riuscivano a separare e in particolare anche qui di nuovo la famosa collina e, mh, poi noi modificammo ulteriormente lo strumento nel senso che in realtà divenne eh, quello che vedete lì LCSSLC vuol dire Liquid Chromatography Solvent Evaporator, Liquid Chromatography. Cioè, avevamo un evaporatore di solvente in linea. Um, era banalmente un tubino di alluminio riempito di silice. E basta. Ci consentiva di cambiare, però, la fase stazionale, la fase luente da polare a non polare senza avere dei problemi di non miscelazione. E quindi questo è quello che facemmo nei primi anni 90. Eh, quindi noi andiamo avanti su queste, su queste cose, anche se in realtà per molti anni siamo rimasti in splendida solitudine, devo dire la verità. Allora, adesso faccio un salto e arrivo al 2023 perché così affronto la filiera olio d'oliva. Ora nel 2023, che eh, nel filiera olio d'oliva ci potessero essere dei problemi di questo tipo, ormai era cosa acquisita da tutti, quindi noi abbiamo passato veramente dei periodi in cui andavamo in giro a raccontare queste robe e ci prendevano per matti, eh, ci dicevano: no, cosa dite, non è vero, eh, non è molto importante, ce le ricordiamo benissimo. Eh, non abbiamo mai avuto un finanziamento pubblico su questa cosa, infatti, e però finalmente. E allora, questa è una tesi di dottorato che verrà una parte di una tesi di dottorato che verrà discussa proprio il 3 di luglio, eh, e qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato un dottorando in giro, compatibilmente con la pandemia, eh, a fare cosa? Lui ha campionato le olive dall'albero. E poi ha seguito le stesse olive che venivano campionate meccanicamente con diversi sistemi che arrivavano al frantoio. Le campionava quando arrivavano al frantoio, le campionava l'olio, campionava, campionava tutto quel che poteva, compatibilmente agli, alle macchine presenti. No? Non è che potesse aprire un decanter, ovviamente, mentre andava, ma dove era possibile, cercava il più possibile di fare campionamenti puntuali. E qui vedete cosa si vede. Allora, Mosh prima e Mosh dopo. Mosh prima della raccolta meccanica, cioè presi a mano, mosh dopo la raccolta meccanica e altrettanto per i Moa e credo che la cosa si commenti da sé, è evidente che un punto critico importante è proprio la raccolta, la raccolta è successiva a, a poi avviamento diciamo al frantoio e quant'altro, quindi anche, anche il trasporto, ma questo l'avevamo già visto per il benzo a Pirene che c'erano dei grossi problemi e qui vedete eh, in un caso eh, erano stati raccolti quelle blu sono quelle campionate direttamente dall'albero, il nero è dopo la raccolta meccanica, fatta come il tracciato verde, i pettini vibranti, quello di sotto, il blu campionato dall'albero, il nero dopo la raccolta meccanica, il verde e il porpora sono l'olio idraulico e il grasso lubrificante dei sistemi di raccolta meccanica. E anche qui credo che si, si spieghi da solo. Eh c'è senz'altro una notevole influenza dei sistemi di raccolta. Eh, non è, non, non, come dire, sinecura da parte di chi eh, usa questi strumenti, eccetera, semplicemente la cosa non era abbondantemente nota. Oh, eh, cosa abbiamo visto? Noi abbiamo sempre detto, ma sta roba quindi deriva da questi sistemi, quindi li abbiamo sempre chiamati oli. Anche questo convegno, oli minerali. Ehm, I colleghi spagnoli hanno incominciato a contestare questa eh, definizione, dicendo: No, no, è roba naturale, si forma naturalmente dentro il frutto. No? Noi siamo un po' abituati a questo perché quando c'è stata la questione dell'etanolo metanolo per gli esteri etilici e alchilici eh, è venuto a Madrid un collega spagnolo a raccontarci che nell'oliva sull'albero finché si sta sviluppando si forma dell'etanolo e qui eh, voglio dire una bella botta ai microbiologi voglio dire Pasteur eh, evidentemente poi Pasteur era un chimico tra l'altro non era anche un biochimico però poi loro hanno campionato anche loro eh, il Sansa e qui vedete che tutto sommato loro stessi vedono e devono dire che eh, in alcuni spesso eh, il Sansa è contaminato da Moshe moa e l'area correlata quella di sotto la famosa collina corrisponde a idrocarburi che anche loro hanno dovuto ammettere essere di origine minerale. Hanno presentato dei dati interessanti eh, qui a seconda del sistema di estrazione dell'olio dalla Sansa Varia notevolmente il contenuto dei, delle due categorie, dei MOSCE e dei MOA. Eh, qui ci sono tante considerazioni che vanno fatto. Qui manca un dato importante: è il bianco del campione di del solvente di estrazione, che non è evidentemente sano puro per analisi dei pesticidi, eccetera, eccetera. È naturalmente sano tecnico. Quindi nessuno poteva immaginare che nell'esame tecnico si annidassero una volta concentrato evidentemente questi componenti. Però sono dati, secondo me, estremamente importanti, estremamente interessanti e soprattutto poi un'altra cosa che hanno fatto, hanno seguito questi campioni di Sansa durante la raffinazione. E anche qui vedete che non cambia molto, anzi non cambia niente. Diciamo che le oscillazioni che... Altro non sono che oscillazioni che vediamo, ricadono sicuramente dentro i limiti di confidenza del metodo. Quindi... Che si applichi una winterizzazione, un lavaggio, una decolorazione o una raffinazione totale fisica o chimica, in realtà non ci sono dei grandi cambiamenti, né era una tesi, direi perché in fin dei conti i idrocarburi lineari o idrocarburi aromatici se non si parla di una decolorazione con carbone, non, non, non possono certo modificarsi quelli aromatici, quelli lineari assolutamente per niente. Um, un altro prodotto che insomma. Era noto, era atteso che fosse a rischio. Noi l'avevamo visto a suo tempo per il benzapirene, è evidentemente l'olio di vinacciolo, perché poveretto, è proprio l'ultimo sottoprodotto, coprodotto come si deve dire adesso, della filiera enologica. No? Quindi passa all'essiccamento, eccetera, eccetera. E questo è un lavoro fatto da una collega dell'Università di Camerino, sempre con Grob. Eh, ha riportato tanti dati, ma insomma qui vedete tra un olio eh, grezzo e un olio raffinato di vinacciolo, anche qui la raffinazione non riesce a pulire più di tanto e questo era il contenuto estremamente variabile in oli di vinaccioli che aveva in campionato, quindi vedete da 45-48 mg kg fino a eh, 250-245 mg kg, quindi delle quantità decisamente notevoli. Oh. Quando mh, i colleghi spagnoli insistevano a dire che non erano fossili questi residui, ma erano naturali, noi insomma ci siamo un pochino, come dire, impuntati, diciamo, e poi eh, l'età eh, fa impuntare facile, e allora siamo andati a studiare e abbiamo detto, va bene, ma noi stiamo guardando solo una, par una parte, stiamo guardando il prodotto vegetale, che è contaminato da quest'altro prodotto, che c'è chi dice vegetale, noi diciamo... Allora andiamo a considerare come sono fatti gli oli minerali, tra virgolette, gli oli fossili e siamo andati a studiare la petrolchimica e abbiamo scoperto, gli altri lo sapevano da mo', ma noi no, lavoriamo sugli alimenti, che esistono questi opani che sono gli scheletri fossili, diciamo così, degli steroli, un po' come il pristano, il fitano, lo sono della, della clorofilla, eccetera, eccetera, no?, e che vengono proprio utilizzati per caratterizzare la qualità dei giacimenti petroliferi, l'età, la maturità del giacimento, del petrolio, eccetera, eccetera. Allora, ma andiamo un po' a vedere se li troviamo anche noi. E li abbiamo trovati. Gli opani, questo ve l'ho riportato perché mai e poi mai avrei messo del tempo a, a leggervi come si chiamano, quindi sono quelli lì, va bene. Essenzialmente... Sono fatti, eh, sono dei composti pentraciclici, quattro cicli a 6 e un ciclo a 5, quindi proprio lo scheletro fossile degli steroli. Ed eccoli qua. Siamo andati a vedere, per esempio, in un vinacciolo raffinato con una miscela complessa di circa 35 mg chilo, espresse come parafine. Vedete che alla fine della classica collina, quindi non centrato proprio sulla collina, ma alla fine. C'è questa roba qua che andando poi a separare con varie tecniche multidimensionali e facendo la massa abbiamo visto essere proprio quegli opani. Lì sono riportati ovviamente le abbreviazioni di quei signori che avete visto prima. E allora abbiamo pensato di eh, così scimmiottare quello che fanno i petrolchimici e stabilire un valore relativo di contenuto di opani espresso sul grasso. E qui vedete che il valore relativo al contenuto di upani varia, siamo intorno dal 2 al 3% in tutti questi vari oli, proprio a riprova del fatto che sono di origine petrogenica. Li abbiamo trovati anche nei mitili, eh, eccoli lì. Questi erano stati campionati eh, nella zona più o meno tra Lignano e Grado, eh. Eh, non da allevamento presi in giro, ma in mare non, non, non in pescheria e qui, anche qui vedete che c'è una bella zona di opani che ci conferma che è roba, eh, è roba fossile e questo è quello che ci ha lasciato molto male perché ne abbiamo trovati delle quantità eh, non trascurabili nel lato umano eh, con i grob <ride> ha trovato delle contaminazioni da Mosha Moa Shamoa anche nei cordoni umbilicali lui ha il laboratorio, aveva, ad esempio, il laboratorio di fianco all'ospedale dei bambini e alla maternità di Zurigo e quindi aveva accesso a questo tipo di reperto e li ha trovati anche lì, che qui voglio dire, è una cosa abbastanza preoccupante. O, oh, naturalmente, da dove arrivano anche? Dal packaging. Perché dal packaging? Eh, perché dipende da cosa è fatto il packaging. Allora, per gli alimenti... Dovrebbe essere vietato, vietato l'uso di carta, cartone riciclato, ma spesso ci siamo accorti che non è così, anche perché spesso con quella prova detta della goccia d'acqua, no? cioè si mette una goccia d'acqua e si vede se scivolano. Eh, sono dei sandwich, quindi fuori magari c'è carta non riciclata, ma all'interno c'è carta o cartone riciclato e questa roba migra che è una meraviglia. Allora, questo è un lavoro che è stato fatto. Su dei eh, campioni di polvere di cacao, quello per fare le cioccolate, il, no, il squick per capirci, ma non il grande squick, okay. campionato in Italia e nell'est europeo. E qui dentro la scatola c'era poi un imballaggio secondario che era per esempio di eh, plastica multistrato. E quindi noi ci aspettavamo che facesse da barriera, invece tanto da barriera non faceva. A dire la verità, e poi la famiglia cresce perché sono venuti fuori eh, le altre parafine, i cosiddetti Po, eh, i PAO e altra roba. Insomma, con le macchine di adesso cercando si trova tutto. Eh, e anche qui vedete sempre la, la collina molto ben evidente. Ehm, allora, ecco, questo qui è la contaminazione preesistente di alcuni di quei campioni. E quindi vedete che anche nei campioni, per, concentrando molto l'estratto, si vedeva il tracciato blu sono i il tracciato nero sono i quindi anche qui c'erano delle contaminazioni rilevanti in queste polveri di cacao. Quindi non è solo olio d'oliva, non è solo la filiera degli oli vegetali, eh, è tutto il sistema alimentare che deve fare i conti con questa cosa, in particolare con il packaging. Non ce n'è per nessuno. Eh, ecco, questo per esempio è quello che è stato estratto da, eh, a, a sinistra vedete il tracciato degli inchiostri da stampa. Che sono inchiostri a matrice grassa. Eh? Abbiamo avuto qualche campione di inchiostro a matrice acquosa, che però non viene molto usato in realtà. Eh, è tutta un'altra questione, eh? è molto più pulito, eccetera. E alla destra eh, vedete il cartone riciclato dove si incontra un altro signore che non avevamo incontrato fino adesso, il DPN, eh. È che è di isofenil naftalene. Questo è tipico del legno. Quindi, che ci fa lì? Se non è carta, è cartone riciclato. La carta vergine praticamente non ce l'ha. Questa roba era a contatto con una serie di prodotti alimentari e quindi questi sono i prodotti che erano a contatto con quel carta cartone lì. Per cui, abbiamo dello zucchero, quello lì è zucchero velo. Perché icing, sugar, è zucchero velo, eh, dei campioni di tè, della pasta, eh, del sale da cucina. E vedete che più, chi più, chi meno, riesce a estrarre no? dei contaminanti. Eh, è chiaro che la pasta, in questo caso, era pasta all'uovo, e quindi eh, ha ancora maggiore facilità di estrarre per via della frazione lipidica dell'uovo stesso. Questi sono i dati che abbiamo trovato e quindi li, li vedete: sono quelli di prima. Avevamo anche del riso, avevamo del, del frumento in grani, eh, e poi a seconda sera con plastica riciclata o plastica, eh, usate, carta riciclata o carta invece eh, vergine, vedete che eh, ci sono diverse differenze. E, Ancora ci si sta lavorando comunque su questo per capire esattamente come sono le cose, perché va separato il contributo della carta da quello del tipo di inchiostro. Non è banale, si rischia di andare, appunto, come diceva Igor prima, così a dare degli allarmi eh, non giustificati o comunque non così eh, impattanti. Oh, e poi tutti ci portiamo a casa la pizza. Dentro delle belle scatole. No, tanto belle non sono dal punto di vista artistico, insomma, dentro delle scatole, con sopra degli orribili disegni, tutti colorati. Eh? Eccoci. La pizza è classificata come alimento semigrasso, viene messo dentro la scatola che è a circa 60-70 gradi o anche più, eh, rimane lì un po'. Dipende quanto tempo ci mettiamo noi a andare a caso, ci mette il, dryer, il rider a portarsele, eccetera, eccetera ha una certa quantità di grasso, come minimo la mozzarella, poi se uno poi salamino, è visto, eh? solo quella l'ananas, no, ma insomma è out of range, eh, e abbiamo analizzato il contenuto di Mosh, scusate, è scritto Mosh, Moa e il, eh, di, di eh, fenilnaftalene Naftalene. Questi sono 38 campioni di scatole per pizza, campionate sia in Italia che all'estero. Um, li abbiamo divisi in due gruppi per concentrazioni e va detto che il gruppo di eh, sinistra sono eh, campioni in Italia e il gruppo di destra viceversa campioni presi in Austria, in Slovenia, in Croazia e in Germania. Quindi eh, noi conosciamo la pizza, evidentemente la trattiamo un pochino meglio. E però insomma di roba, di roba ce n'è. Eh, poi bisogna vedere appunto quanto tempo ci metta per, per, per trasferirsi, eccetera. Ma anche qui eh, dipendeva sempre dal tipo di carta. E allora qui vedete questi sono i cartoni classificati. Carta vergine non stampata è il primo tracciato, carta vergine stampata è il secondo, B e già incomincia a cedere un pochino, Il C è carta vergine stampata anche lei con un altro tipo di inchiostro e andiamo ancora. Peggio, poi quando andiamo su quella riciclata che sono il D e l'e, all andiamo alle stelle, l'ultimo non l'abbiamo capito cosa fosse, era evidentemente roba riciclata ma con un tracciato molto strano, non, non attribuibile a nessuno di quelli che noi conoscevamo fino adesso, cioè assomiglia ma non lo è, perché se uno va a metterli sopra non sono centrati sullo stesso numero di atomi di carbonio. Quindi lì bisognerebbe risalire alla formulazione degli inchiostri, eccetera, eccetera. È un lavoro enorme. Ecco, questo è un po' il, così l'overview che volevo, che desideravo darvi. È una piccola parte dei dati che abbiamo. E queste sono tutte le persone che hanno contribuito, eh, almeno una parte delle persone che hanno contribuito a, a produrli questi dati. Eh, ovviamente in questo caso sono, la maggior parte sono i nostri, eh, anche quelli di Conigrob che sono fatti tutti in collaborazione con noi, che è un'amicizia, un una collaborazione che parte dall'85 giù di lì e poi ci sono anche i dati sulla, sulla Sansa di Moreda, e eh, Denis Fiorini, Università di Canerino, per il Vinacciolo, anche quello un lavoro fatto con i laboratori cantonali di, eh, di Zurigo, dove eh, boh, eh, aveva preso le mosse il tutto. Con i Grove è in pensione anche lui, che ha qualche anno più di me, eh, però eh, lui attualmente continua a essere consulente EFSA, è a capo di una task force EFSA proprio su questo problema, lavora con eh, la BFR eh, tedesca, ok? Noi eh, no. <ride> eh, L'Unione Europea organizzò una task force su questo problema, eh, chiamò la professoressa Moret a spiegare agli altri, tra i quali anche il dottor Moreda, eh, di cosa si parlasse. Poi quando si è formalizzata la task force, l'Italia era assente. In quanto la professoressa Moret non era Italia, ma questo non perché noi siamo di udine e come qualcuno dice da poco che siete in Italia, c'è cioè altro, ma semplicemente perché lei è lì come esperta, selezionata sulle basi dei, come si dice, personal skills, come dicono quelli bravi, no? L'Italia non ha nominato in quella task force nessun esperto, nonostante noi abbiamo, avessimo sollecitato le competenti autorità sanitarie a farlo. Io queste robe le dico, tanto sono in pensione, ma non, non ho molti interessi o molte cose da perdere. Vi ringrazio. Grazie Lanfranco, molto interessante gli approfondimenti che hai fatto. E ora è il turno di Paolo Bondioli. Possibilità di sostituire gli oli minerali nella filiera agroalimentare, i biolubrificanti. Prego Paolo. Grazie. Di nuovo buongiorno a tutti. Allora, fino adesso abbiamo visto quali sono le dimensioni e la questione del problema. Vediamo se in qualche modo è possibile intervenire da un punto di vista tecnologico per vedere se si riesce a evitare a monte in toto o in parte questo tipo di contaminazione. Quindi la mia presentazione sarà basata sostanzialmente sulla valutazione delle dimensioni del problema a livello mondiale e poi andremo a vedere i biolubrificanti, come sono fatti, come si possono proporre, in quali, in quali, eh, in quali settori si può proporre la sostituzione di quelli minerali e eh, direi... Possiamo partire. Opa, ho sbagliato tasto. Ah, grazie. Ecco, dicevo. Eh, andremo quindi a vedere eh, che caratteristiche hanno gli oli minerali e che cosa differiscono dai biolubrificanti. Andremo a scoprire come, eh, giocando con i prodotti naturali e con la chimica. Possiamo eh, realizzare una serie molto ampia di prodotti, quindi un'estrema versatilità dei prodotti dei biolubrificanti. dei biolubrificanti. Andremo a vedere come si sono evoluti eh, durante gli ultimi vent'anni. Parleremo poi di alcune eh, questioni accessorie, tipo, per esempio, l'osservatorio biolubrificante, e arriveremo a delle conclusioni. Mercato dei biolubrificanti a uso alimentare. Come potete vedere dal diagramma di destra, il consumo mondiale di lubrificanti a base minerale si attesta oramai da tantissimi anni nell'intorno dei 40 milioni di tonnellate. Di queste 40 milioni di tonnellate, 5 milioni di tonnellate vengono utilizzate sul mercato europeo. I biolubrificanti eh, hanno ovviamente rappresentato all'inizio per negli anni 2000 una nicchia più per appassionati del settore che non è una realtà che poi piano piano ha cominciato a svilupparsi arrivando a 100.000 tonnellate in Europa nel 2014, 8 anni dopo a 400.000 tonnellate andando a coprire l'8-10% del mercato europeo. Quindi comincia ad avere anche un impatto abbastanza importante sul mercato globale dei lubrificanti. Quindi dicevamo, in totale abbiamo circa 40 milioni di tonnellate che ogni anno vengono messe sul mercato. Eh, ci sono tanti sistemi per il recupero di questi oli minerali, perché ovviamente anche gli oli usati, oltre a rappresentare un problema di tipo ambientale, hanno anche un certo valore economico. Di conseguenza tutti noi abbiamo la convenienza a recuperare la maggior parte. Tuttavia, il 25-35% di questi prodotti vengono persi nell'ambiente. Possiamo fare una stima eh, della dispersione e dire che circa ogni anno, che ogni anno circa 10 milioni di tonnellate di oli minerali vengono dispersi nell'ambiente. Noi italiani siamo fra i più bravi a recuperare gli oli usati. Abbiamo un consorzio molto efficiente che si chiama Consorzio Nazionale degli Oli Usati o CONOU. Ci vantiamo anche di eh, essere i più bravi d'Europa, sicuramente lo siamo. Eh, troviamo poi la stampa che talvolta esagera un attimo e dice nella penisola si recupera il 99, 98% dei lubrificanti utilizzati sono andato ad approfondire questo concetto, in realtà questo è vero però a patto che consideriamo alcuni fattori quindi andando sul sito del CONOU che appunto è appunto il consorzio obbligatorio degli oli usati scopriamo che eh, in Italia nel 2020 erano stati messi sul mercato 369.000 tonnellate di oli lubrificanti scusate di questi, 198.000 eh, non sono tornati a casa, nel senso si sono dispersi durante l'uso. Le 171.000 tonnellate recuperate effettivamente poi hanno dato luogo, mediante sistemi di riciclo, di recupero e di generazione, a 169.000 tonnellate di olio avviate alla generazione. Quindi in questo caso troviamo appunto il 98%, però questo 98% tiene conto di quanto il consorzio è riuscito a recuperare in giro, non di tutta la eh, quantità di oli minerali che sono stati immessi sul mercato quell'anno. Anche per gli oli vegetali esistono addirittura due consorzi in Italia. Uno si chiama CONOE, Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali e Animali Esausti, e l'altro si chiama RENOE, se non sto a dirvi che... Tutti e due si occupano di raccolta, quindi vanno in giro, eh, hanno de delle convenzioni con tutti i colori quali producono o utilizzano e scartano oli vegetali e li recuperano e li avviano appunto a recupero che può essere il più vario possibile, ma sicuramente in questo modo evitando che questi oli vadano a finire nell'ambiente. Non dimentichiamo che anche gli oli naturali, pur essendo biodegradabili, eh, per il carico organico che portano con loro e per l'impermeabilizzazione delle superfici acquose, non è tanto bene che vadano a finire poi in fogna o nelle acque di superficie. Il mercato dei biolubrificanti si sta sviluppando. Vedete nel diagramma di destra, che è un diagramma che per avere i numeri giusti bisognava pagare, quindi non l'ho fatto, però comunque vada, questo diagramma ci dice che nel 2023, cioè quest'anno, si prevedeva di un mercato mondiale pari a 3 miliardi. Di dollari americani, che non è poco, con un'evoluzione continua, seppur abbastanza lenta, che dovrebbe portare a più di 4 milioni nell'anno 2032. Adesso dobbiamo cominciare a chiederci quali sono le principali applicazioni per i biolubrificanti. Tenuto conto che comunque vada, sostituire un idrocarburo saturo con un estere spesso e volentieri in saturo, non è proprio la stessa cosa. Quindi bisogna andare a individuare tutti quei settori che siano. Che, che siano premianti per la biodegradabilità, per la tossicità e quindi tutte quelle, che, le cosiddette applicazioni a perdere, cioè non andare a coprire l'intero mercato dei lubrificanti, cosa che non potremmo fare perché, come avete visto, il consumo mondiale annuale di circa 40 milioni di tonnellate, la produzione di tutti gli oli grassi sulla Terra ogni anno di circa 150 milioni di tonnellate, di conseguenza se volessimo utilizzarne 40 milioni per fare i biolubricanti non ne avremmo più per l'alimentazione umana che non dimentichiamo è il primo scopo eh, per l'impiego delle sostanze grasse. Quindi andiamo a vedere di privilegiare quelle applicazioni cosiddette a rischio, cioè a rischio di dispersione e contaminazione nell'ambiente o addirittura quelle applicazioni a perdere, perché ci sono alcune applicazioni sulle quali io metto il lubrificante e poi non lo recupero, semplicemente questo va in ambiente. Difatti, vedete che i primi tre gruppi sulla sinistra sono gli oli idraulici, cioè gli oli che servono nei sistemi idraulici per la trasmissione della potenza, che per esempio nelle macchine a movimento terra, dove spesso e volentieri si hanno delle rotture dei tubi e quindi l'olio finisce per terra. Gli agenti di rilascio per le casseforme del calcestruso, che è una cosa che tutto sommato è molto lontana da noi, però dove se ne occupa, se, se ne utilizza veramente tanto per spruzzare la cassaforma in modo che poi, una volta che la colata è asciugata, si possa distaccare dalla cassaforma. E poi gli ultimi sono gli oli di motosega. Gli oli di motosega, poi se ne parleranno i nostri colleghi dopo, sono una delle fonti maggiori, soprattutto in agricoltura, di contaminazione dei terreni e dei prodotti alimentari. E poi seguono alcuni tipo i grassi. Vedete che, per esempio, non ha molto senso andare a sostituire gli oli eh, della, de, per la tutrazione. Prima di tutto, perché si tratta di un impiego molto gravoso, dove lì si vede veramente la differenza fra un olio vegetale o derivato e un idrocarburo. E in secondo luogo, perché tutto sommato sono prodotti contingentati, e quindi alla fine del, del ciclo di vita vengono per la maggior parte recuperati. Vabbè, andiamo velocemente sul discorso della rinnovabilità, evidentemente come tutti i prodotti di origine fotosintetica, anche i biolubrificanti che vengono preparati utilizzando degli oli vegetali o dei loro derivati sono ovviamente rinnovabili al 100% per quello che riguarda la frazione naturale. Quindi abbiamo un ciclo di vita che parte dalla fotosintesi clorofigliana, va fino alla preparazione dell'olio, la sua estrazione, la, la, la derivatizzazione, la formulazione, eccetera, eccetera, fino alla fine. La cosa che vi vorrei far notare però non è tanto questo, che è un diagramma di tipo didattico, quanto il fatto che eh, piuttosto che la biodegradazione, cioè dire vabbè, alla fine è un prodotto biodegradabile, in qualche modo si biodegraderà formando ancora CO2 ed acqua, c'è però un fine vita diverso. Ops, oh, scusa. Chiedo scusa, eccolo qua. Un fine vita diverso. Cioè, una volta che io uh, un olio. Mh, un biolubrificante, ho deciso che lei è arrivato alla fine della sua vita come biolubrificante. Ammesso che non concesso ovviamente che non sia a perdere, posso pensare di utilizzarlo ulteriormente, e di valorizzarlo ulteriormente, producendo energia, per esempio facendone del biodiesel o per combustione diretta in un motore disestato per fare energia elettrica, oppure infilarlo nella filiera dell'oliochimica, dove, dove verrà utilizzato come materia prima per la produzione di acidi grassi. Allora, eh, ovviamente qui vedete, ho messo BC come primo utilizzatore di oli e grassi che lubrificava la sua ruota di pietra utilizzando un grasso animale, sicuramente. e Poi ovviamente i grassi animali, i grassi naturali hanno cominciato a mostrare dei limiti. Sono comparsi i lubrificanti di origine petrolifera che sembravano perfetti, perché in realtà lo sono, se non avessero il difetto di contribuire all'incremento della CO2 durante la combustione oppure di essere poco o niente biodegradabile e poi insomma anche dal punto di vista della salubrità non è che ne possiamo parlare tanto bene per poi arrivare ai biolubrificanti che è un po' questione degli ultimi 20 anni della ricerca oli naturali o stato nativo cioè uno dice vabbè allora operiamo degli oli naturali qual è, qual è il problema? Il problema, qui vedete c'è una tabella dove eh, vengono riportate le caratteristiche chimico-fisiche di alcuni degli oli più conosciuti e più presenti, forse con l'unica eccezione dell'olio di crambe che eh, abbiamo molto studiato in passato ed è per quello che è finito in quella tabella. Allora, il problema qual è? Sostanzialmente è che... Indipendentemente dall'insaturazione, quindi dalla stabilità ossidativa di questi prodotti, bene o male gli oli vegetali hanno tutti la stessa viscosità, compresa fra eh, 35-45 e mm al secondo a 40 gradi. Quindi, questo cos'è? Non va tanto bene, cioè nel senso che mi viene a limitare il numero di applicazioni che posso fare, perché o il mio eh, sistema meccanico accetta una viscosità di questo tipo, oppure questo olio non va bene. Eh, Un'altra cosa che vi vorrei far notare qua, molto interessante, è l'indice di viscosità. L'indice di viscosità è un numero dimensionale che viene a descriverci se la variazione di viscosità passando da 40 a 100 gradi è molto alta o molto bassa. Più è alto l'indice, minore è la variazione di viscosità, di conseguenza migliore è il lubrificante, se vogliamo metterla così. Ecco, gli indici di viscosità degli oli vegetali sono molto alti, intorno a 200, se comparati con quelli degli oli minerali. Che eh, variano fra il 100 e il 150. Di conseguenza, cosa vuol dire? Vuol dire che un olio vegetale o anche un suo derivato, vedremo dopo. Si comporta molto meglio alle variazioni di temperature e mantiene quelle capacità di lubrificazione in confronto agli oli minerali. Poi, come dicevamo prima, eh, facendo un salto logico e passando dagli oli naturali ai biolubrificanti, ci si apre un un grandissimo spettro di eh, possibilità perché possiamo giocare come delle mattonelle del Lego possiamo modellare e costruire la nostra molecola e in funzione di quello ottenere delle proprietà che sono estremamente diverse e adesso vi farò vedere qualche esempio per esempio questo è un esempio eh, realizzato quando facevamo appunto il progetto sulla carambia bissinica prendendo gli acidi grassi di carambia abissinica e andando a esterificarli con diversi alcoli Ecco, se voi andate a guardare semplicemente la colonna della viscosità cinematica a 40 gradi, vedete come semplicemente cambiando l'alcol e mantenendo gli stessi acidi grassi si può ottenere una gamma di viscosità veramente incredibile. Quindi lo spettro di la possibilità di utilizzare questi oli in tanti campi ovviamente viene molto molto eh, enfatizzata. Stesso discorso cambiando invece gli acidi grassi. Vedete per esempio esteri metilici di cocco, di, pa, eh, di, di acido palmitico, stearico, eccetera, eccetera, piuttosto che di glicerolo, piuttosto che di trimetilol propano. Anche in questo caso otteniamo tutte le viscosità che ci interessano, con in più andando a vedere nella penultima colonna il PURPOINT, che eh, può essere variato moltissimo e in particolare vi inviterei... A controllare la terzultima colonna dove si parla di estere del trimetilopropano con acidi grassi C8 e C10, dove abbiamo un meno 59 di Purpoint, che è una temperatura, e una stabilità al freddo estremamente interessante. Tant'è vero che questi prodotti sono già sul mercato da tantissimi anni, in un campo di applicazione molto particolare, molto premiante, che è quello dei circuiti idraulici per gli aerei. Perché voi sapete che quando gli aerei vanno in quota, eh, le temperature di questo tipo sono una realtà e la stabilità a quella temperatura è importantissima e non è raggiungibile con nessun prodotto di origine eh, minerale. Ultima cosa. Il flash point, vedete l'ultima colonna, è quella del flash point, e vedete che specialmente gli esteri complessi, quindi non scusate, le, i dietri esteri, tipo quelli col glicerolo e quelli col trimitilo hanno punti di flash point molto molto elevati. Flash point cosa significa? Significa che è la temperatura minima alla quale un fluido, se innescato con, un, con una scintilla, fa una fiammata. Immaginate l'impatto sulla sicurezza di, di questi sistemi, sui circuiti idraulici, per esempio delle fonderie, tenendo conto che un olio minerale normalmente si aggira sui 100-150 ⁇ Quindi qui da una parte abbiamo tutto il discorso dei benefici di natura eh, vegetale, rinnovabile, biodegradabile, ma abbiamo anche dei riflessi sulla sicurezza che possono essere molto importanti. L'evoluzione dei biolubrificanti. Allora qui ho fatto uno schema abbastanza veloce, dove ci fa vedere in rosso quali sono i difetti dei, dei vari prodotti e man mano come andando salendo di scala sulla complessità tecnologica siamo riusciti a più o meno a sanare quasi tutti i difetti. Cioè siamo partiti da oli naturali che avevano problemi di resistenza all'ossidazione, resistenza all'idrolisi perché evidentemente erano esteri, degradazione termica, cioè decomponevano per riscaldamento e spesso e volentieri... <coughs> non erano sufficientemente resistenti al freddo. Poi vabbè, rinnovabili, biodegradabili, resistenti all'iniezione, l'abbiamo detto. Passando dagli oli naturali, quindi quei esteri del glicerolo, a esteri sintetici, scusate, sintetici, dove il glicerolo è stato sostituito con alcoli diversi, abbiamo eh, risolto per esempio il problema della degradazione termica, pur rimanendo gli altri problemi che avevamo elencato prima. Passando poi dagli esteri sintetici normali agli esteri complessi, dove abbiamo una miscela di polialcoli, acidi grassi a corta catena saturi e acidi bicarbossilici che condensano le molecole, abbiamo risolto quasi tutto tranne il problema dell'idrolisi, che evidentemente non è un problema risolvibile trattandosi comunque vada di esteri. Alla fine, poi abbiamo gli estolidi, che sono delle particolari molecole che non contengono alcol, ma sono degli esteri interni di acidi grassi che però sono diciamo una promessa per il futuro, eh, sono con, da considerare complementari gli esseri complessi, ma sul mercato non mi risulta esistano ancora. Eh, questo non è un'altra celebrazione, ma eh, per darvi un'idea di quanto è caldo questo tema, allora eh, con la collega Maura Soa, Sala, ormai 18 anni fa, abbiamo pubblicato sulla rivista di Sostanze Grasse un lavoro che era un'indagine, semplicemente avevamo convocato tutti i produttori di... Eh, lubrificanti per l'industria delle macchine per l'industria alimentare, li avevamo intervistati e alla fine avevamo fatto un lavoro, era un lavoro basato sostanzialmente sugli oli minerali. Io non la, direi che forse mia mamma l'aveva letto in quegli anni. Dopodiché un giorno, eh, tre anni fa, mi arriva un messaggio da Research Gate che mi dice, oh, Paolo, complimenti, il tuo articolo è stato letto da 3.000 persone. Oh. E mi sono interrogato su quello appunto ricordando il fatto che era un articolo assolutamente divulgativo, ma di bassissimo livello, scritto in italiano. Oltretutto. Sono andato a rivederlo preparando questa, questa comunicazione il 15 maggio di quest'anno eravamo arrivati a 4500. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire non tanto che l'articolo fosse bello o brutto, sicuramente è superato, però, ci sono delle persone che hanno utilizzato il motore di ricerca mettendo dentro le parole chiave giuste per andare a vedere che cosa si poteva fare nell'industria in alimentare. Leggendo l'articolo ho detto, vabbè, questo qui non ci interessa una schifezza, però nel frattempo è una prova provata del fatto che tanta gente si sta interessando a, questo, a questa questione. Se volete approfondire poi, eh, due anni fa con Igor Calderari abbiamo partecipato, partecipato a un gruppo di lavoro. Per la eh, redazione di un position paper, soprattutto eh, preparato in questo caso a favore della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione sta iniziando a parlare di green public procurement, vale a dire di tutte quelle procedure di acquisto della pubblica amministrazione che prevedono il fatto che eh, dove possibile si debbano utilizzare prodotti biodegradabili, rinnovabili, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi interessa eh, si può scaricare a quell'indirizzo email che c'è lì sotto. Concludendo, quindi, abbiamo detto che i biolubrificanti non potranno mai sostituire in toto i lubrificanti di natura minerale, però selezionando opportunamente le applicazioni e eh, le situazioni più critiche possiamo sicuramente pensare di andare a proporli per il forestry, per i fluidi idraulici, per il motore a due tempi che è una cosa che mi rimane qua e non riesco a portare avanti perché non trovo abbastanza interesse eh, e per le macchine dell'industria alimentare dove invece la possibilità di contaminazione accidentale può essere, può essere importante una cosa che vi voglio far notare è che si devono evitare le, le commistioni minerali naturali, cioè o faccio un biolubrificante o faccio un prodotto di natura minerale perché se li metto insieme il fine vita diventa problematico cioè non esiste nessun impianto al mondo che sia in grado di riciclare un prodotto misto questo lo dico perché eh, secondo me eh, tutto il discorso dell'ecolabel a, a livello europeo invece è basato sulla presenza di una quantità minima di prodotto biodegradabile e rinnovabile che non è il 100% e di conseguenza eh, questi prodotti qua saranno sicuramente eh, environmental friendly, però dopo cosa me ne faccio? Cioè Dove li metto? Ecco. E poi non dobbiamo dimenticare che i biolubrificanti sono delle basi che devono essere in qualche modo aggiustate, additivate in modo da renderle idonee il più possibile all'applicazione. E questo eh, restringe molto anche l'ambito de degli additivi, cioè devo andare, non, devo, non posso andare a prendere gli additivi che vadano esattamente contro il principio del, del biolubrificante. Bene, con questo finisco. Voglio ricordare un collega, ricordare che è in pensione, sta benissimo, ma è andato in pensione. Eh, la, io vorrei dedicare questa presentazione a un collega che è andato in pensione recentemente e che più di tutti noi si è speso per, la per lo studio e la promozione dei biolubrificanti. Si tratta del dottor Luca, Luca Lazzari, che è stato, ha concluso la ricerca come primo ricercatore al CREA Coltori Industriale di Bologna. Adesso abbiamo i suoi colleghi che porteranno dei lavori, che portano anche la sua firma. Io con questo vi ringrazio e passo la parola. Volevo. Eh, ecco, eh, grazie. Allora adesso passiamo all'ultima presentazione che è una presentazione doppia. Eh, esempi pratici di impiego di oli vegetali come fluidi tecnici in agricoltura, il progetto Agroener. E eh, questa è una presentazione a quattro mani eh, fatta dai, dai colleghi CREA di Monterotondo e di Bologna, eh, alla quale abbiamo partecipato anche noi con grande soddisfazione, grande divertimento. È stata anche un'occasione per conoscerci e per lavorare bene insieme. Eh, penso, non so chi presenta prima, Roberto Matteo. Inizio io. Ah, beh, Roberto, in... passo la parola... ah, sì. Vai, inizia Roberto, tanto ti chiami tutti Roberto. Sì, sì, sì. Grazie. Sì. Ok, eh, mi presento, sono Roberto Fanigliulo, ricercatore del Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari del CREA. E mi associo anch'io ai ringraziamenti per la bellissima occasione che ci state dando per parlare di biolubrificanti. E, il nostro intervento ha titolo Esempi pratici di impiego di oli vegetali come fluidi tecnici in agricoltura. Vediamo se ci azzecco. Ok, perfetto. E le attività di cui vi parleremo oggi sono state condotte nell'ambito di due progetti di ricerca. Il primo è un progetto finanziato dal NIPAF, da, da eh, agronimo AgroEner, Energia dall'Agricoltura, che al work package 4 prevedeva due diversi task. A 4.3 la valutazione di colture oleaginose non alimentari per la produzione di biocarburanti e lubrificanti coordinato dal centro di ricerca cereal cioè e colture industriali di Bologna e al tasca 4.4 la valutazione sperimentale dell'attitudine di oli biobase all'utilizzo sulle macchine agricole coordinato dal, dal CREAIT di Monterotondo. Nell'ambito invece del progetto, impiego dell'olio di sansa di oliva, quale fluido tecnico da utilizzare per applicazioni agricole, finanziato da Innovab in partnership con Assitol, è stato valutato l'impiego di un olio raffinato di sansa di oliva per due possibili applicazioni: quale fluido idraulico per macchine e attrezzature agricole, e quale lubrificante di scorrimento per lame di motoseghe. Adesso passo la parola a. Al collega che vi parlerà del Task 4.3. Grazie Roberto, grazie a tutti eh, all'Accademia per l'invito, a Paolo e a Innovab per la collaborazione, eh, che è sempre insomma, più che gradita, è un piacere, insomma, lavorare con voi. e umil Molto umilmente. In qualche modo porto qui il lavoro del gruppo di Luca perché eh, insomma faccio parte del gruppo di cerericoltura e colture industriali di Bologna in particolare la nostra sede di Bologna storicamente si è occupata di colture industriali più che di cerealicoltura e mh, in qualche modo all'interno del task 4.3 del progetto Agroener di cui vi ha accennato appena adesso il collega Faniglionlo di, IT, eh, di Roma eh, ci siamo occupati appunto della definizione di due filiere di chimica verde eh, che partono da queste due culture eh, sono culture ovviamente oleaginose eh, per, per poter in particolare ovviamente valutare il potenziale dell'utilizzo degli oli come coprodotti in agricoltura ma è questo eh, diciamo che questo tipo di approccio riguardava mh, non solo l'utilizzo degli oli ma anche in qualche modo l'approccio da bioraffineria e, e qui mi rivolgo eh, in qualche modo riutilizzo le parole nell'introduzione del professore Mosca, eh, in qualche modo no, la, la, la bioraffineria parte poi dalla pianta, quindi importante l'utilizzo e la scelta delle piante e, e in qualche modo la valorizzazione, quindi l'approccio che è stato utilizzato è a, a, a valle dell'estrazione, dell la suddivisione di due, in, in due linee di ricerca. Una che riguardava la produzione di, di idrolizzati proteici e di fertilizzanti eh, biostimolanti da utilizzare su pianta, che è una linea di ricerca di cui oggi non, non parleremo, eh, ma che sostanzialmente deriva estra dagli estratti eh, di farine disoleate. E invece oggi parleremo degli utilizzi dell'olio come biolubrificanti, eh, come si diceva. Sto andando indietro, scusate. Beh, essendo qua, non possiamo non parlare eh, chiaramente della fase agronomica, che poi è quella che ci, eh, che ci vede e ci ha visto occupati in questo task. L'utilizzo di, di una delle due piante, appunto, l'ho scelta scusate del, di una delle due piante ricaduta sul cranio abissinica, di cui è stato brevemente accennato prima, proprio per le sue caratteristiche. E, m, tra le quali proprio a livello agronomico, diciamo, la, la facilità e in qualche modo la spendibilità nei nostri areali. È una pianta abbastanza semplice da coltivare, si utilizzano operazioni culturali, eh, come vedete, molto semplici, quindi eh, anche in qualche modo a bassissimi input. Eh, si è utilizzato per la coltivazione di questa pianta una semplice aratura, eh, una fresatura d'ancora, una concimazione organica con minimi input. L'importante per queste piante, avendo un seme abbastanza piccolo, è la preparazione del letto di semina e poi ovviamente la semina e la raccolta. Quindi, niente di particolare, addirittura non ci sono stati eh, input per il controllo di, di infestanti o comunque di parassiti e patogeni per questa coltura. E però, come vedete, nonostante poi la dimensione della parcella sia relativamente piccola, c'è stata una produzione abbastanza soddisfacente, di circa 150 kg che grosso modo, nonostante appunto gli input molto bassi, si può riportare una resa di circa 1,9 tonnellate ettaro, che insomma non è stato male, però quello che ci interessava a noi, sia per il crambe che come vediamo in questo caso, per il, per il cartamo, eh, dove in questo caso diciamo che la parte agronomica è leggermente più eh, articolata, se vogliamo. Perché, comunque, è, un po più, è una cultura un po' più delicata da un punto di vista, appunto, di, eh, di attacchi di, di parassiti. Eh, anche qui, però, diciamo che le, le operazioni culturali sono molto semplici. In questo caso, abbiamo, eh, utilizzato, abbiamo diciamo, messo in produzione una parcella di circa 1000 m quadrati, da cui si è ottenuto una resa di circa 2,5 tonnellate ettaro, quindi per una produzione totale di circa 275 kg. Ma, come dicevo, quello che ci interessava era riuscire a ottenere un quantitativo di, semine, di seme che fosse utile poi per la produzione degli oli eh, che sarebbero andati poi alle prove di banco eh, che, che vi illustrerà poi eh, successivamente Roberto. E come dicevo queste piante sono molto interessanti da un punto di vista proprio di approccio di, bio, di bioraffineria perché hanno degli utilizzi che sono i più ampi possibili, ad esempio appunto per il cartomo come potete vedere per il fiore, è un fiore molto, molto interessante anche per, da cui si possono fare poi anche coloranti, è una pianta interessante perché è utilizzata per esempio in farmacopea storicamente nel, nella farmacia eh, popolare cinese, ad esempio quindi da qui vengono applicazioni anche nel campo della cosmetica e della farmaceutica. E da questi, come si diceva, si è ottenuto abbastanza olio per poter sviluppare poi le prove da banco. La resa dell'estrazione che è una semplice, una semplice ehm, estrazione meccanica eh, è stata abbastanza insomma, elevata: si parla di una resa del 44,8% eh, del, del 44 per il cram e dell'80% per il, ca il cartam, con un. Eh, con un, un, un olio residuo all'interno del pannello che va dal 20 all'8%, insomma dal 20 al 10% circa, rispettivamente per il crambe e per il cartamo. Eh, una prima caratterizzazione è stata, è stata fatta degli oli. Eh, quello che ci interessava, diciamo, era la differenza nella composizione acidica. Infatti, come potete vedere, il crambe è un olio che presenta un elevato eh, contenuto di, di acido erucico. E a differenza del cartamo che ha un elevato contenuto soprattutto di acido oleico L'acidità eh, si è tastata tra gli 0,91 eh, e 0,99%, quindi abbastanza eh, interessante. Poi ci sono state delle varianti eh, degli oli che sono stati utilizzati, eh, cioè questo scusatemi, sono eh, gli oli eh, grezzi, poi sono stati degommati eh, e quindi le caratteristiche si sono comunque mantenute eh, abbastanza interessanti per le applicazioni che ci interessavano. E più vabbè, altre caratterizzazioni appunto su, sui metalli, sul, sul, sul fosforo e sul calcio, che non sto qua ad approfondire. Scusate. Eccoci. E, un aspetto invece di interesse era quello poi della stabilità ossidativa di questi oli. E questi oli diciamo, sono stati preparati, additivati con uh, il terzo butilidrochinone, che è un additivo, uh, un antiossidante che si utilizza anche in ambito alimentare. E, come vedete anche in ragione per le nostre applicazioni, a sinistra vedete l'additivazione eh, che è stata utilizzata, se non ricordo bene, per il, no, il, il crambe a sinistra e per il cartama a destra. Ehm, e sì esatto infatti avevo messo quelle foto eh, corrispondenti con i semi e, mh, e sostanzialmente diciamo che si, si parla del, di un ordine che va dai 2 circa dai 2-3 eh, grammi per chilogrammo di prodotto che è mh, sostanzialmente l'ordine di grandezza che si può trovare anche nel, nell'additivazione alimentare qualcosa in più forse perché credo che il limite sia un, un milligrammo chilo e, e insomma fino, per raggiungere appunto la stabilità per, per quanto riguarda il tempo di induzione di Rancimat. quindi una volta preparati gli oli additivati passo la parola a Roberto che vi, vi racconterà invece le prove da banco e quindi come sono state sviluppate le applicazioni di questi oli, grazie Dimenticato le conclusioni, vuol dire qualcosa? Sì, no, no. Bene, allora ehm, se non mi dispiace, resto in piedi, mi trovo meglio. Quindi, ehm, nell'ambito delle una volta ricevuto gli oli, quindi ehm, avviato il task 4.4, abbiamo realizzato un banco prova per la verifica delle Prestazioni di lubrificanti per trasmissioni e flui idraulici per l'azionamento di impianti idraulici sia biobased che convenzionali, minerali o di sintesi. A cosa serve un banco prova? E, a nostro avviso, la validazione di un nuovo formulato a base vegetale non può avvenire solo basandosi su test di laboratorio, ma deve avvenire anche su, sulle macchine, su, sui dispositivi in cui deve essere utilizzato. Quindi, ad esempio un fluido idraulico o un lubrificante per trasmissioni destinato ad un trattore agricolo, che è il nostro campo di lavoro, e questo deve essere verificato, validato caricandolo all'interno de, de, dello stesso trattore, quindi se servono 80-100 litri di un prodotto che deve poter lavorare per un intervallo di tempo di 800-1000 ore che corrisponde generalmente al ciclo di vita utile di un lubrificante. E quindi il banco è stato progettato e realizzato dal CREAIT per applicare a piccole quantità di fluidi in prova, severi cicli di lavoro sia idraulici che, che meccanici, a seconda che si tratti di un fluido idraulico o di un fluido per trasmissioni, caratterizzato dalle sollecitazioni tipiche che avvengono all'interno di un trattore agricolo, al fine di accelerarne l'invecchiamento rispetto a ciò che avviene normalmente. E quindi attraverso il controllo e la regolazione delle condizioni di, di prova e quindi la ripetibilità delle stesse, applichiamo le stesse condizioni di prova per tutti gli oli, il banco consente la valutazione comparativa di fluidi sperimentali a base vegetale con i rispettivi benchmark commerciali. Presenta un circuito, un unico circuito di base su cui si innestano due sessioni operative indipendenti, una sezione oleodinamica che simula il funzionamento eh, dell'impianto idraulico di un trattore agricolo ed applica al fluido in prova un carico di lavoro idraulico ed una sezione trasmissione che riproduce le condizioni di lavoro che un lubrificante subirebbe nella scatola del cambio di un trattore ed è costituito da una coppia di ruote tentate in, in bagno d'olio di un gruppo moltiplicatore di giri. Brevemente l'olio in prova viene posto in un serbatoio di, di accumulo, messo in circolazione da una pompa a bassa pressione, e sottoposto ad una serie di filtri per l'eliminazione delle impurità e quindi portato ad una pompa a pistoni radiali ad alta pressione in cui raggiunge le pressioni di esercizio di 40 megapascali e poi viene portato a un gruppo riscaldatore dell'olio de immerso in questa soluzione di acqua agricole. Viene fatto passare in questi cinque tubi a spirale in un acciaio, dove raggiunge temperature anche superiori a 100 c In queste condizioni, quindi, pressioni di esercizio di 40 MPa e temperature di 100 c viene forzato verso valvole di sovrappressione pre fino a 40 MPa, dove, dove avviene la laminazione dell'olio. Lo scelto dell'olio subisce un ulteriore stress di tipo meccanico. Infine, uno scambiatore di calore riporta l'olio nel serbatoio a temperature inferiori a 60 centigradi prima che ritorni nel serbatoio e si avvii un nuovo ciclo. E Per un fluido idraulico, L'effetto del rapido invecchiamento che otteniamo all'interno de, del banco rispetto al test normale che avviene in un trattore è dovuto appunto alla combinazione di questi effetti de, dovuti alla laminazione continua le, nelle, nelle valvole di sovrappressione a 40 megapascale con lo stress termico a cui è sottoposto. E il controllo sia della pressione di esercizio che della portata dell'olio dell'impianto ci consente il calcolo in tempo reale della potenza idraulica trasmessa dalla pompa ad alta pressione e del lavoro idraulico svolto. Effettuiamo anche rilievi de della viscosità cinematica a 40 e 100 in base a standard STM e del contenuto di acidità e perossidi in accordo a standard ISO. In questa diapositiva riporto i risultati delle prestazioni tecniche degli oli vegetali sottoposti a, a questo ciclo di lavoro oliodinamico all'interno de, del, del banco prova. Inizialmente sono stati sottoposti a, ad un ciclo di 150 ore. E le condizioni di prova sono state quelle che ho appena detto: pressioni di 40 MPa, temperature di 100 gradi e oltre, portata dell'olio di 320-330 litri d'ora, e potenza idraulica alla pompa da 4,3 a 4,4 kW. E con crambe 1 e cartamo 1 riporto le due prove a cui abbiamo sottoposti i due oli additivati con il dosaggio minore di antiossidante 0,25 grammi chilo, mentre le altre due curve sono i risultati degli de, stessi oli additivati però con un maggior contenuto di antiossidante, 2 grammi chilo per il crambe e, e 3 per il cartamo. E come potete vedere le due prove di crambe 1 e cartamo 1 sono state interrotte prima del termine de, del ciclo di 151 a causa dell'insorgenza di fenomeni di degradazione ossidativa e quindi abbiamo interrotto la prova per evitare eventuali danni a, 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 ai componenti de, del, del banco prova e alla pompa ad alta pressione in particolare comunque eh, per quanto riguarda gli stress termici, tutti gli oli sono stati in grado di lavorare e, e mantenere elevati stress termici. Hanno tutti lavorato a temperature intorno ai 100 gradi centigradi. Mentre per quanto riguarda pressione, portata e di conseguenza la potenza idraulica, ci sono solo le piccole variazioni fra i diversi oli che sono dovute ai diversi valori di viscosità degli stessi. Comunque gli oli addiritati con il maggior contenuto di, di antiossidante hanno mantenuto costanti le, le condizioni di prova preimpostate per tutta la durata del, del ciclo di lavoro e quindi ciò significa che la maggiore addirizzazione con questo antiossidante ha, ha favorito una maggiore stabilità de, degli oli e quindi una maggior longevità. Eh, volevo dire due cose circa l'intensità e sull'intensità del lavoro idraulico che abbiamo condotto e sulla durata del, del, del ciclo di, di lavoro. Per quanto riguarda l'intensità, eh, con una portata di 320-330 litri d'oro, significa che l'intera massa eh, di olio è stata fatta ricircolare in un'ora all'interno del banco prova ben 13 volte. Che moltiplicate per le 8 ore di test a cui sottomaniamo l'olio ogni giorno, fanno ben 100 volte in cui l'olio è, è stato fatto ricircolare nell'impianto. Per quanto riguarda la durata di, di 150 ore di un ciclo di, di lavoro, in base alle condizioni di prova citate e a considerazioni sul eh, sul lavoro idraulico eh, specifico svolto dal fluido all'interno de del banco e dell'energia termica specifica trasferita da dal fluido, abbiamo calcolato che un ciclo di lavoro di 150 ore corrisponde al lavoro idraulico svolto dal fluido all'interno del circuito idraulico di un trattore di media potenza di un anno. Ma con un, uno stress termico però molto maggiore perché all'interno del, del circuito idraulico di un trattore eh, le temperature oscillano tra i 75 e i 95 gradi, mentre le pressioni di esercizio non superano i 18 MPa. E quindi il, il, il ciclo di lavoro a cui abbiamo sottoposto l'olio all'interno del banco si può definire severo. Questi sono i risultati delle analisi chimico-fisiche in cui abbiamo sottoposto i campioni di oli prelevati a cadenze regolari dal, dal, dal banco prova. Riporto per ogni olio il valore della viscosità a inizio prova e al termine della prova. E possiamo già vedere che l'olio di Crambe ha un valore di viscosità a 40 gradi che rientra nel campo della classificazione ISO. 46 che è quella consigliata per gli oli di idraulici mentre il cartama ha una viscosità le, leggermente più, più bassa ho parlato prima di quei fenomeni di degradazione ossidativa degli de oli di fatti la viscosità cinematica sia a 40 che a 100 gradi dopo un breve periodo è iniziata a, ad aumentare per gli oli di crambe 1 e, e cartamo 1 Mentre gli oli con il maggior quantitativo di antiossidanti hanno avuto un andamento regolare. Il, cartamo, il il crambe non ha modificato assolutamente la sua viscosità mentre il cartamo dopo circa 300 ore di, di lavoro al banco ha iniziato ad aumentare eh, la viscosità. E nei grafici di, di, di destra ci sono le, le variazioni della viscosità, c'è una norma ISO la 4268, che eh, stabilisce le condizioni di la stabilità all'ossidazione de, degli oli de vegetali, che stabilisce che, che questa variazione non debba superare il 20% affinché l'olio rimanga nel campo della classificazione ISO 46. E comunque superato il superato del 20% deve essere sostituito perché l'olio perde le sue proprietà lubrificanti. E quindi i, i due oli di crambe e cartamo 1 superano il 20% dopo 70-100 ore, mentre il cartamo con il maggior quantitativo di additivo dopo 340 ore. Indice di viscosità, numero di perossidi e acidità. Gli indici di viscosità dei due oli con il minore additivo hanno subito un, un andamento altrenante ma comunque in, in, in diminuzione. Eh, la stessa cosa si può dire dell'olio di, di cartamo che rimane costante fino a 270 ore, do, dopodiché eh, decade per eh, l'aumento de, della viscosità, mentre l'olio di gambe inizia a 207 e termina il test a 207. E per quanto riguarda il numero di imperossidi si notano aumenti consistenti appena prima delle variazioni di viscosità che abbiamo osservato a causa dei, dei fenomeni di ossidazione primaria a carico degli oli e mentre per quanto riguarda i valori di, di acidità sono rimasti Giusto l'olio di crambe 1 è aumentato il suo valore di acidità, cosa che ci ha fatto venire l'idea di interrompere il test per evitare problemi di corruzione e comunque crambe 2 e anche cartamo 2 hanno mantenuto stabili i propri valori di acidità. In questa diapositiva, invece, ehm, i, le stesse prove del cartomo 2 e del cartamo 2 sono state messe a confronto invece con, con eh, la prova a cui abbiamo sottoposto un olio raffinato di salsa di oliva nell'ambito della fase 1 del progetto Innovab con un olio eh, vegetale a base vegetale, eh, con un, un olio idraulico a base vegetale che abbiamo provato, che abbiamo utilizzato come, come benchmark nel, nel progetto Agroener, che è stato formulato e selezionato da Novamont per avere un'altissima stabilità ossidativa e quindi risponde anche alle specifiche ISO 15380 come olio HCTG e um, eh, si nota insomma dai, dai, dai grafici che tutti gli oli sono stati in grado di mantenere costanti le condizioni di prova in, impostate all'inizio de, de, del test per cicli di lavoro che in questo caso sono andate avanti ben oltre le 150 ore l'olio di insanza addirittura per 530 ore e, e l'olio Novamont per, per 420 ore. In genere il termine delle, dei test è dato se, semplicemente, in questo caso, dal, dal fatto che l'olio a forza di prelievi per le analisi non era più in quantità su, sufficienti all'interno del banco per assicurare un corretto riciclo, non, non per altre motivazioni. Eh, di i risultati delle, delle, delle analisi chimico fisiche ci mostrano che anche viscosità cinematica a 40 e a, e a 100 gradi si sono mantenute pressoché co costanti eh, non c'è stata alcuna variazione di viscosità tra il valore iniziale e il valore finale eh, e quindi possiamo dire che gli oli idraulici che abbiamo Provato il banco a derivati con una giusta concentrazione di, 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 un, di un comune antiossidante di grado alimentare, sono stati in grado di, di mantenere costanti eh, sia le prestazioni tecniche che abbiamo visto prima nel grafico precedente: prestazioni, eh, pressioni di esercizio. Temperatura di esercizio e, e potenza idraulica che anche le, e la viscosità cinematica, e di conseguenza, anche degli indici di, di viscosità. Che, per quanto riguarda il salsa eh, il sansa, salsa e il cambio 2 sono rimasti pressoché costanti. E mentre il fluido Novamont ha avuto un leggero calo dell'indice di viscosità, forse per la rottura del, dell'additivo polimerico che aumentava la viscosità a causa dello stress, dell'eccessivo stress a cui è stato sottoposto nel, 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 nel banco Prova, nessuna variazione, ovviamente, del numero di perossidi, tranne che per l'olio di carta che abbiamo visto prima e, e valori di, di acidità pressoché costanti che hanno evitato quindi la, eh, la formazione di pericolosi fenomeni di corrosione e quindi siamo ciò ci ha permesso di continuare eh, il ciclo di, di, di lavoro nell'ambito invece sempre del progetto agroeller abbiamo in corso due prove di sostituzione di prodotti convenzionali con biolubrificanti per valutare appunto la possibilità di introdurli nei cicli produttivi agricoli. Perché abbiamo detto che eh, il primo passo per, per valutare un nuovo fluido è sì i test di laboratori, sì, eh, il, il test su un banco prova, eh, su, su un banco prova che simula il lavoro che l'olio subirebbe in una macchina agricola. Ma, eh, ma anche eh, il test reale in campo, in condizioni cioè reali di, di, di lavoro, anche per verificare un, un aspetto particolarmente importante che è la compatibilità di, di questo nuovo fluido con materiali quali guarnizioni, raccordi, anelli e paraoli, che non è un aspetto trascurabile. Quindi in un trattore di meripotenza di nostra proprietà il lubrificante tradizionale è stato sostituito da un, dal fluido Novamont eh, Matro B a base di esteri da fonte rin, rinnovabile e quindi anche degradabile e eh, contemporaneamente l'olio idraulico di un braccio pulisci fossi è stato sostituito da un altro fluido in, in idraulico Matro B eh, con marchio Ecolabel EU a base esclusivamente di olio vegetale. Dopo 270 ore il trattore e 140 ore il braccio pulisci fossi, i due lubrificanti non hanno mostrato fino ad allora alcuna variazione delle proprietà chimico-fisiche che vengono periodicamente monitorate. E ovviamente il trattore è assicurato perché il rischio di in queste prove è che il fluido non sia adeguato all'uso che, che, che deve fare, ma... Fino a questo momento non abbiamo avuto alcun problema. Nell'ambito invece della fase 2 del progetto Innovab ehm, abbiamo testato un olio di salsa come lubrificante di scorrimento per l'ame di, 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 di motoseghe. Questa esigenza nasce dal fatto che nella comune pratica forestale per le operazioni normali di, di, di potatura o, o, o taglio con motoseghe sono normalmente utilizzati lubrificanti non appropriati che costituiscono un'importante fonte di inquinamento ambientale dato che il sistema di taglio con motosega utilizza un sistema di lubrificazione a perdita totale cioè il lubrificante che deve eh, ridurre l'attrito da barra di taglio e lama di taglio viene perso completamente alla punta della de 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 barra di taglio de, in, per dare un'idea anche di quello mi riaggancio a quello che, che diceva prima sulla Paolo Sulla dispersione degli oli in ambiente, abbiamo condotto una serie di prove preliminari in bosco con un'impresa forestale per verificare la fattibilità dell'impiego di, di questo prodotto. E quindi, in base al volume di, e alla durata di un pieno d'olio e al tempo effettivo di lavoro, abbiamo calcolato la quantità di eh, lubrificante che si è disperso eh, nell'ambiente da una squadra composta da tre operatori. Questa quantità monta 25 litri di olio ad ettaro. Olio che non vi dico cos'è perché entriamo nel penale. E quindi nell'ambito di questa fase 2 abbiamo sottoposto una serie di prove di, di taglio di fette di, di tronchi con, con comuni motoseghe normalmente utilizzate, un olio commerciale biodegradabile uno stile. E una formulazione a base di olio raffinato di salsa di oliva, addizionato con un 2% di agente di viscosizzante e con 3 grammi chilo di, dello stesso antiossidante che abbiamo visto prima. I risultati ci hanno fornito indicazioni positive circa la possibilità di utilizzare l'olio raffinato come base per lubrificante per motoseghe. Gli operatori professionali. Non hanno eh, notato differenze sostanziali fra le formulazioni, sia in termini di efficienza di, di taglio che di durata del, 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 del pieno di, di olio e di intervallo di affilatura de, de, delle lame. Ovviamente abbiamo rilevato le temperature durante il taglio alla barra di, di taglio ed effettivamente sono risultate un po' più elevate per quanto riguarda l'olio di, di stanza. E abbiamo anche rilevato una maggiore usura de, de, della catena comunque da un notizia a Paolo abbiamo l'intenzione di ripetere altre prove in un po' più standardizzate in modo da eh, ottenere un prodotto più sostenibile e, e più economico se sì, Igor tutte queste prove sono state oggetto di de, 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 lavori scientifici allo, 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 allo scopo di costruire un po' uno storico di, per quanto riguarda i test dei biolubrificanti de, 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 de che sono visti un po' come, come, come con un sospetto, insomma, perché eh, l'utilizzo di oli vegetali come lubrificanti è ostacolato dalle dalle caratteristiche chimico-fisiche che ne limitano le prestazioni e soprattutto la durata tecnica. Sono visti un po' come prodotti a basse prestazioni e facilmente suscettibili alla degradazione termico-ossidativa, all'idrolisi. Ora ripeto quello che ha detto Paolo prima. Queste limitazioni possono essere rimosse o tramite costose modifiche chimiche oppure tramite un'aggiunta di, di opportuni... A, Additivi che eh, possono consentire l'uso degli oli vegetali come base per la produzione di lubrificanti più ecosostenibili. Gli studi che abbiamo condotto in questi progetti hanno ricordato quindi vari oli vegetali ad alto contenuto di acido oleico, sansa e cartamo, ed erucico, il crambe, rettificati e raffinati in modo da costituire delle ottime basi e quindi tramite l'aggiunta di un semplice antiossidante di grado alimentare sono stati ottenuti fluidi stabili e biodegradabili che sono stati validati come fluidi idraulici al nostro banco prova i test infatti ci mostrano che le prestazioni operative e le proprietà lubrificanti sono comparabili a quelle del formulato benchmark che abbiamo utilizzato e che è già in commercio e che è stato studiato e selezionato per avere appunto un'altissima stabilità ossidativa. Un ulteriore campo di applicazione è quello dei lubrificanti per catene di, di motoseghe dato che l'impatto dei, dei prodotti convenzionali che possono avere su, sull'ambiente è, è, è particolarmente importante. Quindi eh, secondo noi l'introduzione dei biolubrificanti a base vegetale nei processi produttivi è possibile ma è subordinata però ad un accurato studio sui pacchetti di additivi da utilizzare e bilanciare soprattutto all'interno della formulazione indispensabile sia per garantire la stabilità ossidativa del, de, de, del fluido ma soprattutto l'integrità de, delle macchine senza pregiudicarne L'eco-sostenibilità e penso a pacchetti eh, contro la corrosione, contro l'usura, le, le, le emulsioni o, o per abbassare il punto di, 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 di scorrimento. Sono tutti pacchetti, però, che devono essere ben bilanciati perché potrebbero facilmente far decadere le prestazioni del, del, del lubrificante. Ho finito, grazie. Ringraziamo i due Roberti dei due CREA, grazie, grazie molte per la vostra presentazione. Se posso aggiungere soltanto una parola, eh, non so se è una mia convinzione o una cosa reale, però eh, le prove fatte con il lubrificante del motosega hanno molto significato anche per la lubrificazione a perdere di tutte le macchine che vengono utilizzate per la raccolta dove, dove l'impiego e la, la durezza dell'impiego è molto simile e quindi penso che il fatto di aver dimostrato che si possono utilizzare per le motoseghe abbia indirettamente dimostrato anche che si possono utilizzare per la lubrificazione di tutti quei bracci in movimento che si usano nella raccolta in campo. Eh, grazie, grazie a tutti. Adesso c'è quel momento, un momento di discussione e di risposta alle domande. Se i relatori vogliono accomodarsi vicino a noi sentiamo se c'è qualche domanda dal pubblico o dalle persone che sono collegate. Come, come facciamo a sapere se ci sono domande? Ah, grazie. Simone, quanti sono i collegati? Ah. Il picco raggiunto è 61 tra presenti in aula e collegati. Sì, grazie a tutti per le presentazioni, prima cosa, e una domanda per il professor Bondioli, volevo sapere quanto i, i biolubrificanti sono sostenibili economicamente e paragonare eh? quanto i biolubrificanti sono sostenibili ma in maniera economica, parlando in termini economici, e come si possono paragonare ai lubrificanti liberati? Che... Che... Beh, allora da un punto di vista economico, cioè del semplice prezzo di acquisto o di vendita, penso che attualmente i, i biolubrificanti si, eh, si collochino in una fascia di prezzo che è circa 1,5 o 2 volte superiore a quella degli oli minerali classici. Se però consideriamo una serie di, di, di questioni aggiuntive. Vediamo come il prezzo, la differenza di prezzo viene a mitigarsi. Per esempio, oggi non abbiamo affrontato assolutamente il problema degli aerosol e il problema di protezione dell'operatore. Adesso questo ha un vantaggio, ha un valore, un valore, prima di tutto, in termini di salute dell'operatore, che sappiamo non è facilmente quantificabile. In secondo luogo, le norme di sicurezza prevedono anche il fatto che in presenza di aerosol il sistema all'interno del quale viene utilizzato il lubrificante sia dotato di apparecchiature che sicuramente sono molto più pesanti nel caso di un prodotto a base minerale rispetto a un prodotto a base vegetale. E poi dobbiamo considerare anche la, la valorizzazione sul riciclo che probabilmente ci darà qualche vantaggio in più. Ecco, però eh, nel momento... Come dicevamo prima, cioè non è che adesso siamo qui a dire dobbiamo sostituire tutti per tutte le applicazioni. Ci sono alcune applicazioni sensibili dove al di là del prezzo del costo di acquisto del lubrificante si può fare anche la differenza fra un prodotto alimentare che non posso vendere perché è contaminato e un prodotto alimentare che invece posso vendere tranquillamente perché ho ridotto al minimo la contaminazione. Spero di aver risposto. Grazie. Una domanda sull'ultima esposizione da parte di Paolo, Paolo Del Re. Eh, quali sono le prospettive per studi futuri? Eh, le prospettive sono innanzitutto: eh, devono essere prodotti gli oli? Quindi ci vogliono coltivazioni di gambe, di cartamo nel nostro caso, ma anche di girasole, di soia, cioè indirizzare le produzioni verso eh, la produzione di olio. E si parla di colture oleaginose, quindi il, il primo passo è quello. Il secondo è la produzione degli de, de oli e, e secondo me poi... Eh, il passo su, su successivo è che questi oli devono essere eh, formulati in fluidi idraulici, come dicevo prima, for, formulati con pacchetti additivi che ne garantiscano sia le prestazioni che la completa stabilità eh, eh, mm, al fine di, di garantire so, eh, okay. eh, ah. il corretto, il corretto utilizzo all'interno delle macchine. E quindi serve che qualche produttore si mostri interessato a, a, a queste fonti ri, 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 rinnovabili e avvii questo tipo di studi. Ecco, se, se, se posso aggiungere una parola. Eh... In più eh, da, di quello che ha detto il collega Roberto, c'è anche un forte, tema, un forte tema di tipo legislativo. Cioè, prima abbiamo accennato al discorso del green public procurement. Questo potrebbe essere un fattore decisivo eh, a muovere il mercato dei biolubrificanti. Passiamo alla prossima domanda che viene da Elena Consonni che penso sia per il professor Conte. Buongiorno, mi chiedevo se sono state eseguite analisi sulla presenza di oli minerali nella filiera latiero-casearia. Ma Io adesso qui così francamente non ne ho memoria, mi sembra di no. Eh, C'è da dire che la filiera latiero-casearia è sotto uno strettissimo controllo, evidentemente. Eh, io so che sono stati mo, fatti molti monitoraggi, ma per esempio per gli iftalati, per... Il sistema di tubazioni che sono conseguenti alla mungitura eccetera, eccetera. Sulle minerali io non ho visto dei, dei lavori. Io posso aggiungere due aspetti che uno, l'EFSA l'ha tenuto in considerazione, la filiera terocasearia, tant'è che all'interno ci sono alcuni dati. E la seconda cosa è che sul, anche la, lo Scopaf ne... Molto probabilmente ne tiene in considerazione perché, nella prima versione, si parlava di vegetable oils, nel famoso statement. Adesso parlano più genericamente di oils and fats. Quindi, molto probabilmente c'è un'attenzione. A livello nazionale, non mi risulta che ci sia stato uno studio. Credo che siamo stati precursori da questo punto di vista, analizzare tutta la filiera degli oli grassi, sia il settore oliva che il settore semi. Questo posso dirlo? Tutto al più che eh, vada inquadrato nel grande discorso del, 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 dei materiali a contatto con gli alimenti, perché eh, è molto ampio, e noi abbiamo fatto molte altre prove, tante altre cose, eh, insomma prodotti pronti, da riscaldare al microonde insomma anche lì abbiamo visto delle cosine interessanti per eh, cui io le zuppe di verdure le travaso prima di mettere nel microonde capirci quindi va inquadrato un po in quel discorso lì io posso fare una domanda perché sono rimasto sorpreso del discorso del cartamo perché quando incontrai il nostro presidente qua Giuliano che erano qualche anno fa Eravamo coinvolti, entrambi in un progetto... Bravo. <ride> eh, eravamo coinvolti entrambi in un progetto sulle piante olaginose dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e ricordo che eh, io mi occupavo delle analisi chimiche ovviamente, l'unica cosa che so fare nella vita, e, e però il cartamo poi sparì da quella sperimentazione perché le rese venne detto erano molto molto basse, non soddisfacenti, quindi sono rimasto colpito da questa, c'era sia a carta ad alto leico che a basso leico, cioè che, che tradizionale, le varietà all'epoca mi ricordo erano UC1, s 300 qualcosa e via via, e però poi sparirono non, non, non le analizziamo più dopo i primi anni proprio perché la resa venne giudicata insoddisfacente no? meglio ricordo male Giuliano aggiungo qualcosa anch'io e torno alla prima domanda della signorina prima sulla base economica a piedi d'argilla sto sistema oppure è forte e si può proporre come ha ben capito si tratta di un'economia composita, per cui non è costi, prezzi di vendita, quantità e basta, ma ci sono tutti i risvolti di ecosistemicità, cioè una restituzione all'ambiente di prima aerosol, poi altri fattori che... Se da un lato il costo aumenta per generare questo bene, dall'altro lato abbiamo probabilmente dei contributi a favore che fanno abbassare il livello di rischio più che il livello economico. Non so se sono stato chiaro. Per quanto riguarda le colture invece, e torno alla domanda di Lanfranco e quello che aveva preannunciato durante la sua esposizione. Eh, Figliolo Fa, Fanigliolo scusa. Ehm, da agronomo mi sento di rispondere che buttarsi sulla natura cercando di difendere la biodiversità, cercando di difendere l'ambiente. Soliti paroloni che abbiamo sentito ormai da, no da mesi, da, da anni, ripetere da varie voci. Bisogna tener conto che la base agronomica rappresenta il primo step della filiera agroalimentare, per cui i vegetali crescono, nascono e crescono in campo. e L'uomo è riuscito a portarli fuori anche dal campo, ma a condizioni di utilizzazione e di mercato del tutto particolari. Non possiamo pensare di fare delle oleaginose in serra, o sotto tunnel, o in ambiente microclimatizzato, per far sì di utilizzare anche spazi inusuali. Il campo è un giudice molto severo. Il cartamo, questo tondino, indica produzioni che tendono. Molto verso il basso perché? Non perché il cartamon sia una piantaccia che, che non ha chance, ma perché l'uomo non lo ha mai migliorato più di tanto e lo ha utilizzato. Vi ricordo che le toghe senatoriali dei romani utilizzavano il rosso tintorio del cartamon per colorarle, al di là della fase, diciamo. Eh, tinteggiatura dei tessuti produrre dell'olio col cartamo eh, è una bella sfida anche perché ricordo che quando abbiamo assaggiato le varietà di cartamo ci siamo accorti che a volte in certi ambienti soprattutto nel centro italia soffre, il cartamo soffre dell'attacco di una larva di un bruco che Addirittura scarnifica, mangia proprio la base del fiorale, per cui il capolino cade. E arrivederci, semi. Il crambe è un'altra ottima pianta che è stata sorteggiata e selezionata per metterla in prova. Luca Lazzari ci ha lavorato di giorno e di notte, lui e tutto il suo gruppo che viene da un ambiente caldo-arido e anche il crambe è stato indicato come ottimo fornitore per l'elevato tenore in acido erucico. Quindi tutto ciò che aveva bisogno di catene lunghe e con non eccessiva complessità di doppi legami, quella era una fonte interessante. Anche lì la ricerca si è poco dedicata con la genetica. Sul cranbe. Per cui dobbiamo fare attenzione che le specie, alcune sono state molto migliorate perché, perché l'uomo se, se ne dota in quantità diciamo industriali a livello internazionale, mondiale, perché rappresentano il food del sistema uomo. Altre piante invece che sono marginali, ma non meno importanti, ma fornitrici di particolarità, particolarità di composizione d'olio, di viscosità, di tutti i parametri che loro, con, mi immagino, con una fatica enorme, a impostare l'impiantistica ex novo per fare queste valutazioni, arrivare a dei test che vengano riconosciuti a livello industriale per poi applicarli su larga scala a un ventaglio molto più ampio di specie? Questa è la risposta per cosa attendersi dal futuro. Se vogliamo orientare il sistema verso la, diciamo, la natura, verso il mondo vegetale, c'è poco da fare, ci sono degli sbarramenti non lievi da superare, già nella fase 1. A questi aggiungiamo tutti gli, altri, eh, tutti gli altri aspetti di difficoltà o di complessità delle altre fasi. E teniamo conto che ancora che il sistema produzione dei lipidi in campo è complessato oltre che dal tipo di terreno. Semi piccoli, non tutti i terreni sono adatti. Fa bisogno idrico, fa bisogno nutrizionali, sono tutti fattori che incidono sulla composizione del seme, e quindi non abbiamo la possibilità di avere dei parametri paraindustriali da applicare al campo e dobbiamo essere, eh, diciamo, sufficientemente eh, seri nell'ammettere che ci possono essere delle, dei picchi positivi accanto a dei picchi anche molto negativi. Eh, Grazie molte. Allora, sì, c'era questa eh, domanda da Gianfranco Maltese sull'ingegneria genetica per, per ottenere i biolubrificanti con migliori prestazioni. Allora, penso che una, una parte sia stata contenuta nella risposta del professor Mosca. Se eh, si intende per ingegneria genetica anche l'impiego di eh, organismi geneticamente modificati. Io sinceramente, ma è un'opinione tutto personale e in questo caso ogni, non ha nulla a che fare con l'ideologia, ma semplicemente con le capacità oleochimiche di separazione e di preparazione, tenuto conto che non sono cose che dobbiamo mangiare, eh, l'oleochimica ha tutti gli strumenti per separare i diversi acidi grassi e sterilificarli come meglio crede con tecniche economiche collaudate, quindi non credo che sia il caso di eh, andare a cercare composizioni particolari degli oli, perché con l'oliochimica ce li possiamo tranquillamente fare in casa con le armi e con le materie prime che abbiamo attualmente a disposizione. Per la dottoressa Folegatti da parte di Laura Scafuri, come sono viste le analisi di Moshe e Moa? su prodotti alimentari finiti la revisione del metodo prevederà la matrice alimenti o si considererà scusate considererà solo la frazione lipidica grazie a relazioni veramente interessantissime. Eh, la revisione del metodo al momento io non, non, non so cosa prevederà non so se il dottor Calderari ha più informazioni riguardo a me se, essendo in commissione uni e e riguarderà sicuramente la matrice lipidica e probabilmente si estenderà anche ad altre tipologie di alimenti e spero anche che introduca il concetto, la, la possibilità di abbassare il limite di quantificazione da, ai 10 ppm quindi arrivare a utilizzare, non so, a introdurre la saponificazione ad esempio che al momento non è prevista per abbassarne il limite e quindi estendersi, estendere il campo di applicazione. Non so se devo calderare altre informazioni. Sì, in realtà è questo: poi quello che ci aspettiamo è un miglioramento. Cioè, attualmente per analizzare gli altri alimenti bisogna fare riferimento o diciamo per la, per la parte lipidica e gli oli al 16995 o altri metodi. Mentre per gli alimenti alla famosa linea guida JRC, in cui dava l'OC atteso, l'OC atteso e auspicato, in cui descriveva puntualmente come fare il calcolo poi nel prodotto finito che fu. Potenzialmente era un'estrazione lipidica, un'analisi, un riportare il valore al peso del prodotto finito. Quindi ci aspettiamo una linea di coerenza con quello, ma soprattutto un miglioramento della spiegazione delle performance analitiche per il calcolo dei MOA totali, come poi indicava lo statement della, dello Scopaf. Questo è quello che beh, potenzialmente ci aspettiamo, e, e a stretto giro auspichiamo, in modo tale da cercare di risolvere le incertezze che associano all'analisi di questi composti. Ecco eh, l'ultima domanda per oggi, perché poi dobbiamo chiudere. Viene da Cigrasso. Cigrasso. Allora, considerando tutto quello che è stato detto, quali potrebbero essere le buone pratiche per limitare la contaminazione di queste sostanze nelle varie fasi della filiera e in particolare nella fase di raccolta? Lubrificanti food grade nei macchinari agricoli, pesticidi senza emulsione di olio minerale? Grazie a tutti. Chi vuole rispondere? Inizio io e poi passo la, la, la parola al professor Conte. Sì, la dottores, dottore, dottoressa Grasso ha inquadrato essenzialmente tutte le problematiche che, abbiamo, che sono state poi evidenziate nella presentazione del professor Conte. Dove c'è potenziale contaminazione bisogna agire su quelle fasi per cercare di risolverla, quindi olio lubrificante a perdere, eh, bio, sostituzione dei lubrificanti con biolubrificanti, carrier di pesticidi e così via. Quindi sono tutte queste le fasi che devono essere che si deve tentare di risolvere per avere una, una riduzione del livello di contaminazione. Non so se il professore senz'altro sì. Eh, è chiaro che, ecco, per esempio, se, se si fosse usato dico per dire, un olio di vinacciolo grezzo o un olio di salsa grezzo, il problema sarebbe stato il medesimo di un olio minerale, visto le contaminazioni che talvolta si raggiungono. Quindi la grande attenzione è alla, alla, alla composizione di quello che si usa. Eh, gli oli i lubrificanti food grade, eh, senz'altro sì, eh, anche lì eh, ogni tanto si è trovato qualche food grade, tanto food grade non era, ma sempre per non conoscenza del prodotto, voglio dire. Esattamente. No, food grade sono oli minerali. Che vengono lavati con acido solforico, eccetera, eccetera, no? per eliminare tantissimi prodotti, eh, però, insomma, la, la questione è solo, cioè, solo: credo che si debba andare verso un'attentissima eh, caratterizzazione dei prodotti che si usano. Assolutamente sì, giusto a nota a chiusura: food grade non significa edible eh? quindi un olio minerale food grade non significa commestibile perché che può andare a contatto con tutte poi le, le buone pratiche dell'HCCP, ci ha insegnato ormai da. Forse vent'anni. Eh, per concludere. Simone, visto che all'ingresso erano disponibili le sintesi dei vari report dei vari relatori, è possibile metterli in rete dopo? Ok, ah, sono già in rete. Così rispondiamo a una richiesta di. Disponibilità di riassunti. E, le e le, prossimamente, sulla newsletter, dovrebbe comparire anche la sintesi finale di tutto il, il discorso oggi. Bene, io direi che a questo punto possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Io ringrazio tutti i partecipanti qui. Che sono venuti a sudare con noi oggi. Ringrazio l'Accademia, nella persona del presidente che si è dovuta sentare per problemi di incontro in regione. Non so di che natura, ma so che a Poggi Bonsi c'è stato un terremoto: 3,47. Comunque non ci facciamo mai mancare niente qua. Grazie a tutti i relatori per lo sforzo fatto di presentazione e soprattutto di chiarezza chiarezza perché se vogliamo che il grande pubblico segua e faccia da spinta per ulteriori sviluppi e ulteriori investimenti di ricerca o si capisce oppure ci salutano nel giro di 10 secondi grazie a tutti eh, un particolare ringraziamento lo dedico a Paolo Bondioli che è stato lui che è venuto col trivellino sul mio fianco a dire ma perché non facciamo e il resto lo sapete. Grazie anche voi.